Ultima gara della stagione 2023-2024 e la terza delle finals che si svolgerà sul tracciato di Portimão e questa sera a farvi da traghettatori. Nel corso della gara ci sarà il sottoscritto Matteo Congiu accompagnato in regia e al commento da Raffaele Hiroshi-Lelli. Ciao Raffa. Ciao M, buonasera a tutti, buon divertimento, ultimo ballo praticamente sul 23. Siamo nel nostro consueto salottino perché oggi le qualifiche non ci saranno, l'ordine di partenza sarà definito dall'inversione della griglia in base all'arrivo delle prime 12 posizioni nella gara 2 che è andata in scena la settimana scorsa, quindi ci saranno diversi piloti, ci sarà un diverso ordinamento dei piloti in modo tale da riequilibrare un po' quelle che sono le forze in campo che vedono Schumi Legend a quota 50 punti che contende il titolo di vincitore delle finals insieme di Vampyr a quota 40, 10 dunque le lunghezze di distacco tra i primi due con un Schumi che sembra ben favorito per riuscire a trionfare al termine di questa gara, considerando che ha messo a segno due vittorie sulle due gare disputate. Tornano però questa sera anche uno dei grandi protagonisti, se non il protagonista di questa stagione, Jay Sport, lui che con le sue strategie e ovviamente tutto il suo talento, tutto il suo passo gara, tutte le sue potenzialità, quest'anno ci hanno fatto vivere una Master League da sogni protratta fino all'ultima gara, quindi torna sicuramente. Ovviamente figurando nel migliore dei modi ha portato a casa anche una vittoria, mi sembra nel round del Bahrain, non so, non ricordo sinceramente se fosse riuscito a ripetersi in un'altra occasione, sicuramente c'era riuscito in Belgio, poi una penalità nel post gara lo ha relegato alle spalle di Sdem che ha raccolto così il suo primo trionfo e unico stagionale, nonostante anche lo stesso Simone Fracchiolla fosse stato coinvolto più volte in dei momenti che avrebbero potuto addirittura regalargli delle posizioni a podio e quindi andare a aggiungere sicuramente punti importanti sulla classifica che poi purtroppo non si sono materializzati. Mentre ci siamo già sulla griglia, quindi in attesa per l'inizio del giro di formazione, vediamo che quello che sarà l'ordine di partenza lì davanti con, se non leggo male, Fabio il surname, anzi no, Kaisermat è in prima posizione, accompagnato da un altro Alpin. Quindi diverse le posizioni rispetto a quello che era stato l'ordine di conclusione della gara precedente, perché come abbiamo detto c'è stata questa inversione di griglia che è stata prevista dal regolamento, giusto per regalare un'ultima gara un po' più spettacolare, giusto considerando che comunque è una gara al 100% e gli equilibri in campo sono abbastanza omogenei, l'inversione della griglia non fa altro che rendere ancora il tutto più avvincente. Mentre vengono squalificati i due piloti per il classico bug alla partenza, abbiamo anche la starting grid, Raffa. Sto provando a recuperare infatti il tutto perché insomma, se riusciamo a farlo funzionare anche in questo modo è uno stress test pesantissimo in vista di quella che sarà la stagione 2024 sul nuovo capitolo, sebbene insomma dalla beta insomma credo che Lore dovrà rimboccarsi le maniche, di solito ciò che vediamo nella beta è non sempre poi presente nel gioco, ma mi permetto di dire c'erano molti valori in più che potrebbero complicare, diciamo, la sorte del buon Lorenzo Tamori. Vediamo insomma se comunque riusciamo a recuperarlo. Vediamo subito Kaisermat in prima posizione, lui che appunto partirà dalla prima casella, accompagnato da Tartaluga 98, che scatterà anche lui dalla prima fila. Seconda fila invece per Lopensky, accompagnato da un'altra Ferrari, un pilota che non conosco, sinceramente non riesco a decifrare il nome, se non c'è un Joe sicuramente 81. Ruggi Poi 81 dalla Prime. Ruggi 81, ok, perfetto. Allora, avevo letto bene, però non volevo sbilanciarmi troppo. Perfetto, che partirà su Ferrari. Poi ci sarà Tukumic in quinta posizione con la sua Red Bull. Patrick Speri con la Williams in terza fila, quarta fila per Luigi Legge e Drago Livitato, mentre chiudono la top 10 rispettivamente di Vampyr e Schumi Legend, i due proprio che si stanno contendendo quello che è il titolo nel finals, in undicesima e dodicesima posizione invece Jay Sport che partirà dal fondo della griglia e Amy e Emis che invece con la sua Alfa Tauri partirà in undicesima casella. Questa è la situazione per quanto riguarda le gomme, una griglia abbastanza frastagliata, la maggior parte dei piloti comunque vanno sulla gomma a spalla gialla, mentre solamente due drivers, parliamo di Tartaruga e di Rugio, hanno scelto di prediligere la gomma soft per questo avvio di gara, per sfruttare un maggior grip dai blocchi di partenza e cercare di beffare coloro che gli partono davanti. In particolare Tartaruga potrebbe riuscire sin da subito, pensi, la leadership della gara. Se non erro, lui potrebbe anche partire forse dalla parte
parte più interna della pista, che è un po' più sporca, però potrà poi garantire il vantaggio di traiettoria in fondo alla primeira, ovvero la prima curva presente sul tracciato portoghese. Infatti proprio così partirà dall'interno lo stesso Tartaruga con la sua Alpine. Tutta la griglia al completo, dunque attendiamo solamente l'accensione prima e lo spegnimento poi dei semafori per decretare l'inizio dell'ultima gara delle Finals e ultima gara della stagione 2023-2024 prima dell'inizio della Summer League. Tutte e cinque le luci sono già accese sul tracciato di Portimao. Si parte in questo momento con Kaisermatt, che forse è un po' più incerto sull'acceleratore, sembra non poterne approfittare Tartaruga nonostante abbia le gomme soste. Infatti è già ampiamente davanti Kaisermatt in fondo a curva 1, si prende la seconda posizione Tartaruga, che però viene insidiata all'esterno dalla Opeschi, che riesce a prendersi la seconda posizione, dovrà poi difendersi qua in fondo a curva 3, riesce a farlo benissimo con la sua Alfa Romeo, ancora affiancati due. Infatti rientra a fianco della vettura di Opeschi lo stesso Tartaruga, che poi si deve arrendere non solo alla Alfa Romeo ma anche alla Ferrari di Ruggio, dunque scivola in quarta posizione in questo caso Tartaruga. Lì dietro invece vediamo un Tukumic che dalla quinta posizione sale subito in quarta, comunque riesce a guadagnare una casella, mentre Tartaruga poverino, nonostante avesse le gomme soft, ha percorso una traiettoria più svantaggiosa a livello di curva 3 e curva 4, sta perdendo tantissime posizioni, adesso arrivano addirittura in 3 a livello di curva 7 e curva 8. Conserva all'interno qui Drago Levitato, che si fa un po' largo negli specchietti vedendo delle vetture che avrebbero potuto insidiarlo, alla fine riesce a mantenere la sua settima posizione. J-Sport dalla dodicesima è salito in nona, mentre Elmis ha perso proprio la posizione a vantaggio di J-Sport. Ci sono stati tanti cambi di posizione con Shumi Legend, che è il pilota che ha guadagnato più caselle al via, mentre il suo rivale per il campionato di Vampire ne ha addirittura persa una. Adesso sono rispettivamente in sesta e decima posizione i due principali piloti che figurano nelle parti più alte della classifica. Sì, decisamente una partenza problematica per Tartaruga. Non so se ha subito qualche danno, attendiamo l'aggiornamento da Live Timing, mentre che Drago Lievitato si va subito ad aprire nei confronti di Shumi Legend. Questo è un triello che abbiamo visto più volte nel corso di queste Finals. Davanti scambio anche tra Speri e Tukumic, con Tukumic che ne perde addirittura due, con anche Shumi che si è ripreso la posizione di slancio su Drago e poi è andato all'interno nei confronti di Tukumic, che si vede assediato all'interno alla staccata di curva 3 anche da Drago Lievitato. Insomma, piloti della Master esperti alla 100 sono nel loro pane quotidiano, mettiamolo sotto questo punto di vista, visto che siamo al secondo dei 66 giri previsti per questa terza ed ultima gara delle Finals. Al tornantino anche di legge all'interno di Tukumic, sicuramente il carico, il peso della vettura sta pagando per i piloti che hanno sempre militato nel 50%. Vampire ai box, credo per sostituire Lala a questo punto, è un colpo di scena importante perché nelle Finals in queste due gare aveva ben figurato. Si apre anche J-Sport in discesa, qui dove le MotoGP decollano essenzialmente, va all'interno senza troppe difficoltà J-Sport anche nei confronti di Tukumic, anche egli nei confronti di Tukumic. E intanto ti informo che Tartaruga ha sì un danno localizzato al fondo della sua vettura e Vampire aveva proprio un danno all'anteriore. Credo che forse ci sia stato un contatto a livello di curva 4 tra Lopeschi e Tartaruga, un contatto di gara, quindi totalmente fuori da ogni cattiveria e ogni volontà nell'andare a creare un danno sull'altro pilota, e avere avuto la peggio è stato proprio Tartaruga, che adesso non può sostituire ovviamente il fondo, quindi dovrà condurre tutta la gara in queste condizioni. La grafica lo considera comunque come un danno di colore chiaro, quindi non così pronunciato, anche se comunque spesso non rispecchiano quelle che sono le reali alterazioni del passo gara della vettura, quindi potrebbe essere molto più grande del previsto il danno per Tartaruga. Mentre ci siamo con Drago Lievitato che va all'attacco di Shumi qui all'interno in fondo a curva 5, non si difende Shumi Legend anche perché lì davanti aveva l'altra vettura di Patrick Speri, che dunque si è posizionato forse anche un po' per agevolare il compagno di squadra, anche se ormai i piloti gareggiano a titolo personale qui a livello del Finals, la scelta del compagno di squadra è del tutto relativa. Si deve poi riaccodare Shumi Legend, quindi scivola in sesta posizione. Maledetto Cavolan, ritorni al 2012. Rientro subito, andiamo di salottino. Mannaggia. Eccolo qua, Drago Lievitato, che dopo aver completato il sorpasso adesso si appresta a concludere il suo giro. Lo vediamo abbastanza relativamente calmo nella sua guida. Si muove tanto il volante, del resto Drago anche nel corso di tutta la stagione l'abbiamo sempre contraddistinto per la sua calma, la sua freddezza alla guida, non lasciava trasparire granché dal suo viso, non c'erano molte emozioni che si potessero decifrare, dunque rimane praticamente sempre come al solito glaciale il buon Drago Lievitato. Mentre vediamo il nostro live timing se ci sono dei cambi di posizione, infatti lo vedete comparire adesso nello schermo un po' più grande quello che è il resoconto di fatto di ciò che accade in pista. Davanti il leader è sempre Kaisermatt, che non è riuscito a prendere largo nei confronti di Lopeschi, 7 decimi quasi 8 di distacco 3-2. Ricordiamo che i primi due piloti hanno gomma media, mentre Ruggio può sfruttare la sua gomma soft, che gli darà sicuramente un buono sprint in termini di performance nelle fasi iniziali, ma che poi inizia a decadere, quindi dovrà
sfruttare al meglio questa mescola per riuscire poi a massimizzare la sua scelta strategica nelle intenzioni di Ruggio, nei suoi interessi. Ovviamente adesso è quello di portare il sorpasso quanto prima possibile nei confronti di Lopensky e poi di Kazemat, e se possibile riuscire anche a costruire almeno un secondo di gap in modo tale da escludere i piloti alle sue spalle dall'utilizzo del DRS e cercare una mini fuga solitaria. Mentre J-Sport adesso ha superato anche Patrick Speri, quindi si trova adesso in settima posizione, Patrick in ottava. Lì davanti intanto Drago Levitato ha tenuto botta nei confronti di Shumi Legend, che dunque rimangono sempre in quarta e quinta posizione. Deve esserci stato un cambio, forse è stato proprio Di Legge che ha perso qualche posizione e dunque si è lasciato, anzi no, è stato Patrick Speri, probabilmente un errore. Infatti Patrick era davanti a Drago Levitato, probabilmente forse un errore da parte del pilota Williams. Adesso si trova in ottava posizione e dunque hanno guadagnato di conseguenza una casella J-Sport, Di Legge, Shumi Legend e Drago Levitato. Tornati in live con le immagini, di nuovo tutto in ordine. Lì davanti Kaisermatt ha perso il secondino di vantaggio che aveva nei confronti di Lopez, che è riuscito a sopravanzare Ruggio, andando quindi in seconda posizione. Si porta nello zainetto il pilota Ferrari, mentre che J-Sport supera il suo rivale quest'anno in Master League. Non presente invece l'altro pilota che si è conteso fino all'ultimo giro sotto la bandiera a scacchi, sebbene a livello di passo J nelle ultime due gare si è davvero rimboccato le maniche. Fabio il surname assente questa sera. J-Sport quindi sale in sesta. Lì davanti, dicevo, di un Lopez che è davvero niente male, qui un leggero lungo però per il pilota in veste Alfa Romeo al tornantino, non male per Lopez, che quindi, dicevo, è riuscito a rientrare nel muro del secondo nei confronti di Kaiser, ma a poter utilizzare il DRS, appena vado ad elogiare le sue doti, si esibisce in un ennesimo traverso alla staccata di curva 8, se non vado errato, complicatissima in salita, qui in discesa Drago cerca un varco incredibile nei confronti di Ruggio. Carreggiata ampia, si apre anche a diverse interpretazioni delle traiettorie per poter effettuare un sorpasso, ma Drago si è davvero giocato un piccolo jolly in quel frangente e decide di alla fine affondare il colpo sopra sterzo prolungatissimo anche in trazione e perde la posizione nei confronti di Ruggio. Quasi si riesce a rinfilare anche Shumi, rischiano di perdere il contatto con la coppia dei primi due. Contatto che poi viene mantenuto per giusto qualche centesimo da parte di Ruggio, che adesso scende addirittura sotto i 9 decimi, arriva a 7-6 decimi. Direi se avrà ovviamente i suoi effetti, comunque riescono a ricontattare senza troppi problemi i piloti che stavano davanti alla classifica, quindi si ricompatta di fatto quello che è il gruppo, che si snoda adesso fino a, se non erro, alla sesta posizione. Poi troviamo un piccolo varco con Di Legge bloccato in settima posizione a poco più di un secondo di ritardo rispetto alla vettura di J-Sport, la Red Bull di J-Sport, che ha scelto in queste finals di cambiare casata, di trasferirsi nel team di Milton Keynes e abbandonare la sua vettura francese, la sua Alpine, che lo ha condotto al titolo nel corso di quest'annata. Mentre in perversa adesso la battaglia tra Jay e Shumi Legend, Jay che si trova in quinta posizione in questo istante, quindi ha comunque luogo la sua rimonta dalla dodicesima, lui partiva in ultima casella, ricordiamolo, quindi ha già guadagnato 7 posizioni nei primi 6 giri, media una posizione al giro, anzi qualcosa di più. Dunque Jay si dimostra, come ha dimostrato praticamente tutte le gare di quest'anno nella sua Master League, di essere un ottimo pilota e di poter rappresentare sicuramente un'alternativa per la vittoria di questa gara. Mentre lungo in questo caso di Drago Levitato in arrivo alla curva 13, se non erro, questa qui la 14esima è la Sagres, che poi conduce fino alla 15, l'ultima presente sul tracciato portoghese, che invola sul tracciato e sul rettilineo principale. Di fatto l'ultima curva è semplicemente una piccola piega del volante verso destra, in quanto si percorre con il pedale del gas spalancato senza grossi problemi, e queste vetture hanno veramente una importanza incredibile. Qui avviene anche il sorpasso di J-Sport nei confronti di Ruggio, si porta in terza posizione, ha guadagnato 2 posizioni in questo giro di J-Sport sfruttando l'errore di Drago Levitato e poi sfruttando il DRS nel rettilineo nei confronti di Ruggio, quindi si porta in terza posizione. Lui che partiva dodicesimo, ricordiamolo, adesso si trova a podio. Vediamo se cercherà subito il sorpasso anche nei confronti di Lopez, che proprio in arrivo alla curva 5, così Lopez che non si difende, concede dunque l'interno a J-Sport, che non si fa pregare, si porta subito in seconda posizione. Potrebbe salire anche in vetta alla classifica sin nella conclusione di questo giro, sfruttando il DRS in maniera analoga rispetto a quanto non abbia fatto la tornata precedente nei confronti di Ruggio. Sicuramente un J-Sport molto molto in palla, ricordiamo che lui ha sempre gradito la corsa, sì, a gareggiare sul tracciato portoghese. Infatti l'anno scorso, anzi 2 anni fa, quando aveva il confronto con Bon Matthew, Matteo De Campo, in cui le finals
inclusero 4 appuntamenti, 2 sul tracciato belga di Spa-Francorchamps e 2 sul tracciato portoghese, dove stiamo correndo oggi, di Portimão. Entrambi gli appuntamenti qui a Portimão li vinse Gesport, tra l'altro due appuntamenti che furono solcati in entrambi i casi dalla pioggia, quindi in condizioni miste, in condizioni di asciutto, barra pioggia, poi di nuovo asciutto. Dunque, a sottolineare ancora una volta l'estrema poliedricità di Gesport, che si è adattato subito in sempre in tutti i contesti. Arriva adesso il sorpasso nei confronti di Kaisermatt, nuovo leader della gara, allora Gesport, che recupera di fatto 11 posizioni nel tempo di 8 giri. Kaisermatt mantiene la seconda posizione, non mantiene la terza casella invece Lopeschi, che viene sorpassato da Drago Lievitato, che con la sua Williams dunque sale anche gli a podio, mentre i principali candidati per la vittoria di queste finals, Shumi Legend e Di Vampir, sono in una situazione di classifica meno convincente. Adesso Shumi Legend ha provato l'attacco nei confronti di Lopeschi, attacco che è andato a buon fine. Infatti Alfa Romeo di Lopeschi si è dovuta riaccodare dietro alla W13, se non erro, W13 di Shumi Legend, no, 14 mi sa. Direi che il padrone di casa si è riseduto comodamente sulla sua poltrona. Jay, come hai ben detto, ha un'affinità incredibile con questo tracciato. Nel 2021, in quella che fu la 200ª gara della Master League, anche lì in campionato si espresse in un duello veramente incredibile contro Matthew, con due strategie differenti che alla fine si andarono ad intrecciare, una battaglia veramente all'ultima staccata negli ultimi tre giri, in quella che fu anche una gara particolare, poiché era la terza gara allora di quel campionato, di quel calendario, e per quelle tre prime gare consecutive i primi tre furono sempre gli stessi: Jay, Matthew e Luca D'Amico, mentre che credo avverrà lo switch qui. No, Drago invece chiude l'ala, l'avevamo visto leggermente lampeggiare in precedenza, quindi avrà del librido da dover recuperare. Arriva il sorpasso di Legge su Ruggia, arriva il sorpasso di Tukumic su Speri, entrambi all'ingresso di curva 1. Dicevo di quei tre piloti che nelle prime tre gare quindi si alternarono vicendevolmente sul podio, e alla fine di queste tre gare soltanto il punticino extra del giro veloce andò a favore di Luca D'Amico e gli permise quindi di essere in vetta alla classifica. Insomma, una cosa che in Master non era mai successo. Era capitato che ci fossero quattro vincitori diversi nelle prime quattro gare, ma non che i primi tre fossero sempre gli stessi. Qui Shumi allarga un po' la traiettoria, curva anche questa davvero difficoltosa, bisogna portare tanto freno fino al punto di corda in trail braking, quindi non facile. Poi soprattutto nono giro di 66, con i primi tre, diciamo, di questa gara, che sono anche i piloti si sono meglio espressi nel corso delle finals, manca di Lecce all'appello, per ora ancora ingabbiato dietro a Kaisermatt e Lopeschi. Per Kaisermatt finalmente buono stare lì, magari può sfruttare qualche battaglia di troppo tra i ragazzacci nelle prime tre posizioni per magari puntare a reinserirsi sul gradino più basso del podio, o anche qualcosa di più, perché no, diciamo una sorta di test in vista della Master League, anche se lui stesso con i suoi highlights, le parole scritte, raccontate nel mentre credo sia pra di legge nei confronti di Lopez, che così va in quarta posizione, e ha perso il DRS invece Schumi nei confronti di Drago. Attenzione, quindi si potrebbe creare una spaccatura importante. Dicevo di Kaisermatt, che insomma sì, vinto la Pro League quest'anno, ma ancora non si è sentito con la velocità i decimi, per carità, magari sono solo 2-3, però sono nel corso di 66 giri è più difficile, diciamo, riuscire a rimanere comodi in zona di DRS in questo trenino che sì, ha segnato sempre la stagione della Master League 2023-2024, ma a un livello altissimo che lo stesso Lopeschi per i primi giri riusciva magari a tenere, ma poi fisiologicamente, soprattutto con l'incrocio delle strategie, ci si stacca, una volta che si perde il DRS viene fuori quella leggera ma importante differenza tra piloti. C'è la ridere che tra l'altro Lopeschi quest'anno ha fatto gli straordinari ma moltiplicati in maniera esponenziale, non ha mai riposato, di fatto ha disputato tre campionati in contemporanea, e di cui due al 100%, e insomma un impegno notevole da parte di Lorenzo Tamori nel corso di questa stagione, che è stata sicuramente molto molto intensa in termini di chilometri, avrà giovato anche a tecnica di guida, a ritmi, confronto con altri membri della comunità del Formula Italian Team, e avrà arricchito l'esperienza di Lopeschi, attualmente posizionato in sesta casella davanti a Tukumic, alle spalle di Kaisermatt, di davanti alla fine si è ricompattato quello che era il gruppo consueto della Master, con Luigi Di Legge che adesso va all'attacco di Shumi Legend in fondo a curva 1, sale in terza posizione Luigi con la sua Alfa Tauri, pagano 2,5 secondi però rispetto a Drago Lievitato e J-Sport, che hanno fatto il vuoto alle loro spalle e si contenderanno di fatto la prima e la seconda posizione, probabilmente anche dandosi il cambio per trainarsi a vicenda e dunque mantenere invariato questo vantaggio che hanno nei confronti dei loro inseguitori.
sarà molto complicato per Dirige Schumi andare a riacciuffare con un distacco che già inizia a essere piuttosto pronunciato da coppie di testa. Probabilmente dovranno ricorrere a un undercut o una safety car. Di fatto la safety car non so se sia prevista dal regolamento, quindi questa è una mia mancanza. Ad ogni modo dovranno inventarsi qualcosa in termini strategici, o parlando di pit stop, oppure di alternanza a trainare l'uno o l'altro, quindi a restituirsi di giro in giro i sorpassi, sfruttando dunque il DRS e quel vantaggio di 2-3 decimi che può garantire, sperando che invece lì davanti questo non avvenga. Purtroppo abbandonato nella terra di nessuno per il momento Vampir, che si è dovuto fermare al termine del primo giro per andare su una gomma hard. Diego De Gasperi, vediamo, magari riesce a sicuramente rimettersi nel gruppo per la top 10, con anche Patrick che è in zona Ruggio, quindi lasciamo Diego al suo tentativo di rientrare. Sì, va senza troppe difficoltà Patrick Speri in ottava posizione nei confronti della nona di Ruggio. Avevo visto Patrick che sì, scivolare dietro a Tugumic, ma non mi ero accorto fosse andato anche dietro al Primers Ruggio 81, forse un errorino da parte di Patrick Speri, che comunque in questo modo torna in ottava posizione. Sarà difficile per lui ricucire questi 2,5 secondi nei confronti di Tukumic, anche 1,5 per la verità, per poi entrare in zona di DRS, ma sarà davvero complicato, forse con un undercut a livello strategico. Ho tutto da imparare su questa pista, perché non avendo la corsa nei campionati, sono davvero curioso di vedere se si potrà puntare alla singola sosta, che era ciò che aveva fatto J-Sport in quella fantomatica Master League del 2021 contro le due che invece aveva eseguito Matthew, e insomma si erano intrecciate poi le strategie per una manciata di decimi transitando sul traguardo, quindi sarà davvero molto interessante. Tra l'altro questo è un circuito che non solo è nelle tele di J-Sport, ma anche appunto all'interno della comunità, credo che Marco Luconi lo apprezzasse particolarmente, in quanto più volte nel corso degli anni, nonostante fosse stato rimosso dal calendario standard della stagione regolare della Formula 1, nel corso delle nostre stagioni del Formula Italian Team, fatta eccezione per quella appena passata, intanto Drago Livitato si fa molto molto vicino a J-Sport, ma indugia sul momento del sorpasso, chiude l'ala in maniera anticipata, vuole essere ancora trainato dal leader di questa gara, vuole approfittare il momento più propizio per prendersi la posizione. Probabilmente i due si andranno a dare battaglia quando arriverà più vicino il momento del pit stop, e a quel punto potremmo vedere qualcosa di più concreto in quella che è la battaglia per la prima posizione. Ad ogni modo Marco Luconi ha dimostrato di apprezzare forse quel tracciato portoghese, inserendolo più volte all'interno del regolare calendario del Formula Italian Team. È figurato la stagione precedente e, se non erro, anche 2 stagioni fa in quelle che erano il campionato delle varie divisioni della Master League, Sport League, Pro League e Premier League, e andando dunque a rappresentare un appuntamento su quelle che erano le gare previste per quelle stagioni. Lì davanti ancora tutto regolare, quello che invece è cambiato è il distacco di Dilegge nei confronti di Drago Livitato. Lo avevamo lasciato che erano circa 2,5 secondi, adesso sono 3,7 secondi, mentre il giro precedente erano circa 3,3 secondi, quindi deve esserci proprio una differenza di passo rispetto alla coppia di testa, che si sta esprimendo su di un altro tipo di livello e prestazione. Fanno un po' più fatica invece Dilegge e Schumi Legend, che peraltro fino ad ora non hanno ancora deciso di collaborare, non hanno ancora deciso di adoperare quella strategia che prevede scambi ripetuti sul rettilineo di giro in giro per farsi trainare a vicenda tramite l'utilizzo del DRS. Dunque hanno ancora adottato quello che è un approccio standard della gara, che però fino a questo momento non sembra pagare. Infatti hanno perso ancora terreno, 4,4 secondi. L'utilizzo del DRS sul rettilineo principale ha un'efficacia veramente dirompente e permette di guadagnare veramente tanto tanto terreno. Intanto seconda sosta del Gran Premio dopo quella effettuata da Di Vampir, si parla di Ruggio che è da gomma soft, adesso va a effettuare la sosta e credo che sia passato forse su gomme medie, se non ho visto male, anche se il radar, eccolo, infatti sì, gomme medie per Ruggio, che dunque adesso potrà sfruttare una maggiore longevità dei suoi pneumatici. Passano tutti, rientra in penultima posizione il pilota Ferrari, davanti solamente a Di Vampir, che invece ha gomma hard montata di fatto al secondo giro dopo aver sostituito quello che era la sua ala anteriore, che tra l'altro non abbiamo visto il momento in cui è stata danneggiata, forse in quel confronto che ha coinvolto Tartaruga. Di fatto poi il pilota che adesso si trova in decima posizione è stato assorbito nel fondo, in mezzo al gruppo, e quindi di certo non sarà stato facile come giro d'apertura per lui.
Vediamo se riusciamo a recuperare la classifica. Ce la domandavano dalla chat. Vediamo, provo a mandarla in sovraimpressione. Non saprei cosa aspettarmi, perché insomma è uno stress test, come abbiamo detto in precedenza, abbastanza pesante. Pare funzionare. Per il momento Shumi Legend in prima posizione con 62 punti, poi Drago a quota 48, Di Legge 45, Vampir 40, 25. Ovviamente la vittoria eventuale di questa gara singola per il campione in carica della Master League J-Sport VR46. Il gioco ci offre quello che è il compare tra le gomme, l'usura e lo pneumatico per i vari piloti. E a tema gomme, riprendendo una tua riflessione fatta in precedenza, non so quanto Mark ami o odi questa pista. La direzione gara, in realtà mi sento dire che è un po' una pista come Silverstone, poiché a Silverstone abbiamo l'uscita della Cops che ti puoi permettere quel piccolo errore di andare largo, alzi il piede e non vieni punito perché c'è l'asfalto, non c'è la ghiaia, quindi diciamo l'errore non viene tra virgolette punito. Qualcuno diciamo lamenta il fatto che non paghi questo errore o che addirittura arrivi magari a risparmiare una piccola percentuale di gomma, diciamo una piccola, però poi la vai a sporcare, vai nello sporco. Insomma, sono sempre tanti i temi che si legano a queste uscite di pista abbastanza particolari, e è un tema che possiamo, ecco, affacciare a quella che è poi curva 1, che è l'unico punto dove il gioco di solito, ogni tanto, almeno nei capitoli passati, ha ogni tanto chiuso l'occhio se ci vai andando estremamente largo sul tappetino verde, alzando qualcosina. Se invece esci di pochissimi millimetri, il gioco invece è molto severo sui limiti della pista. Quest'anno non è stata inserita, se non vado errato, perché non era stata, cioè, scelta dai piloti nel sondaggio a fine stagione o prima dell'inizio della stagione. I piloti che hanno partecipato hanno concluso il campionato e si iscrivono anche alla pre-season sul successivo capitolo, sono sottoposti, insomma non hanno un'arma puntata alla testa. Insomma, il sondaggio è lì a loro disposizione per esprimere le loro perplessità, eventuali modifiche al regolamento, ma anche, ecco, quest'anno per decidere le eventuali piste da tra virgolette rimuovere o sulla quale non correre. Portimão e Monaco, Mark, se ci senti, se non vado errato, erano quelle che non erano state votate, insomma, per entrare nei campionati. Sì, diciamo, abbiamo tenuto in considerazione sia dei risultati del sondaggio, sia per quanto riguarda Monaco, anche del fattore purtroppo dei tagli. Però effettivamente comunque era stata una di quelle, tra quelle più votate, Monaco, per essere rimossa, diciamo, dai calendari. E come hai detto te giustamente, Portimão è una di quelle piste che evidentemente non piacciono molto ai piloti, anche se insomma è una pista, insomma, che permette, carreggiata abbastanza larga, permette comunque dei sorpassi, non tantissimi, ma comunque possiamo ritenerla comunque tecnica come pista. Tutto sommato ci sono tanti saliscendi, non è semplice, ecco. E quindi insomma a me personalmente, ecco, da pilota mettiamola così, mi sembra una bella pista, anche da spettatore, devo essere sincero. Poi sicuramente i piloti avranno i loro buoni motivi per non farsela piacere più di tanto, ecco. I più maliziosi diranno era per non farci vincere J-Sport, però vediamo, se la stanno giocando con Drago, che poi sono venute anche fuori delle belle gare con i vari campionati, sì, sì, anche a livello di meteo ogni tanto si sono mischiate le carte, e qui Long mi starà tirando le freccette sulla foto, che ha, sulla mia foto tira le freccette sul muro. E però dai, torniamo in pista, perché c'è Drago che penso abbia recuperato qualcosa a livello di ibrido e ha cominciato a farsi vedere un po' più pressante nei confronti di Jay. 7 secondi di vantaggio sono arrivati nei confronti di Legge, quindi meno un undercut potrà aiutare Luigi a rientrare, forse due, se si va, ecco, a livello strategico gialla, forse una doppia rossa visto quanto stanno andando lunghi, ma ecco, molto curioso a livello strategico di capire cosa potrebbe succedere. Forse con una doppia rossa Luigi potrebbe riuscire a rientrare, ecco, anche il gioco adesso dice però fino al 32esimo giro andrebbe questa rossa, quindi sono pochi giri, credo sarà una gialla rossa. Allora andremo a vedere se J-Sport avrà partorito un'ennesima strategia vincente per questo Gran Premio. Lui si diletta su questo tracciato, l'abbiamo detto più volte, ribadito anche pochi istanti fa, quindi sicuramente avrà tenuto qualcosa anche
la sua manica, qualche asso nella manica per riuscire a stupire anche in quest'ultimo Gran Premio. Mentre rientra Patrick Speer all'interno dei box, il compagno di squadra, la ricordiamo, in seconda posizione, è l'unico pilota a rientrare in questo giro, dunque corsia della pit lane totalmente libera, per lui non ci saranno grossi problemi, forse sosta un po' lunga, no, invece si prende l'immagine, esce in questo istante dalla corsia dei box Patrick Speer e monta gomma soft, dunque gomma rossa per lui, quella più morbida, quella più prestazionale. Probabilmente lui, come dicevi tu, potrebbe forse essere su di una strategia a doppia sosta, sicuro, perché queste soft non arriveranno fino in fondo. Non so se andrà a montare una media poi nel finale o se ribadirà una rossa. Potrebbe provare l'azzardo con una doppia soft, magari per tenerla 20 giri e più a questo punto. Beh, lui penso, intanto sono molto sulla destra, no, invece proseguo un altro giro. Penso Patrick abbia fatto questa mossa per ricucire quel gap che accusava da dileggio a scendere, essenzialmente, visto che era un po' staccato, no, con le varie vicissitudini del GP, era scivolato fuori dalla zona di DRS dei suoi, insomma, competitor, almeno cronometro alla mano, piloti con la quale può stare lì, quindi penso abbia deciso di mettere questa rossa per recuperare quel gap con questo undercut. E poi, se la strategia preferita da tutti sarà quella della doppia gialla, tornare anche lui sulla gomma gialla per il finale, mentre tutti gli altri avranno la rossa, ma magari tanto può stare lì, diciamo, non fa invece una gara nella terra di nessuno. Vampir invece è salito in undicesima posizione passando Tartaruga, che si è fermato, ma dopo la sosta di Ruggio Vampir aveva altri una decina di secondi, quindi credo avesse commesso un ulteriore errore, poiché era decisamente più vicino a Tartaruga, ma ne accusava 32 prima della sosta di Ruggio tra Vampir e Tartaruga, quindi credo deve essere successo ulteriormente qualcosa per un impatto. Non è il primo vero e proprio impatto alla 100% per Vampir, poiché ha corso qualche gara in Master League quest'anno, se non vado errato, come terzo pilota, però insomma un inizio di GP abbastanza complicato e pesante da digerire. Sì, per lui che comunque nelle prime due gare, che erano, ricordiamo, al 50%, includevano anche le qualifiche. Intanto 5 secondi di penalità per G-Sport, un ingresso troppo arrembante all'interno della pit lane. Intanto prosegue Drago Lievitato, dunque si ferma solamente il leader del Gran Premio insieme a Dileggio e Shumi Legend per il momento. E questi 5 secondi potrebbero essere molto pesanti, perché visti quelli che erano i valori in campo tra lui e Drago Lievitato, potrebbero spostare lentamente l'ago della bilancia a favore del pilota Williams se dovessero rientrare ancora vicini. Adesso per Drago Lievitato sarà fondamentale limitare i danni, ovvero limitare il tempo perso nei confronti di G-Sport in questo giro, che immaginiamo sarà il suo giro inno, ovvero il giro che poi lo condurrà a rientrare box e dunque cambiare poi i pneumatici, e una volta abbandonata la corsia di box riuscire a rientrare almeno nel DRS di DJ, in modo tale da evitare così la sua fuga e rimanere all'interno di quello che è il delta di 5 secondi, per poi poter essere promosso in linea teorica alla fine della gara, una volta esposta la bandiera a scacchi in prima posizione. Ancora molto presto per parlarne, però sicuramente sono già dei calcoli che vanno correndo nelle menti di Drago Lievitato, che sarà stato avvisato di questi 5 secondi e che dunque adesso può giocarsi la vittoria, poteva giocarsela assolutamente anche prima, ha dimostrato di poter reggere il passo impresso da G-Sport, se avesse voluto avrebbe potuto tentare il sorpasso nei confronti dell'ormai ex leader su Red Bull. Adesso rientra nella box anche lui, infatti si mantiene verso la destra, in bocca quella che è la corsia per entrare nella pit lane, sarà attento qui a non superare il limite come G-Sport, infatti il gioco non lo sanziona con nessuna penalità, frantuma però quello che è il cartello che indica il limite massimo da mantenere all'interno della corsia di box corrispondente a 80 km/h. Per ora è l'unico pilota a fermarsi insieme a Tukumic e a Kaisermatt, dunque credo che ormai buona parte della griglia si sia fermata, e tre piloti del giro precedente, tre piloti del giro corrente insieme a tre piloti che si sono fermati precedentemente, quindi immagino che manchino veramente pochi drivers a dover effettuare quella che è la loro sosta obbligatoria. Riesce adesso Drago Lievitato in terza posizione alle spalle di G-Sport, alle spalle di circa 2 secondi e più, quasi 3 secondi nei confronti di Jay, un undercut che è stato devastante da parte del pilota Red Bull, che si è scrollato letteralmente di dosso la presenza ingombrante della Williams, che lo stava inseguendo ormai da parecchi giri a questa parte. È stata sicuramente una mossa veramente molto astuta quella da parte di Jay, non so perché Drago non l'abbia inseguito, forse si è spostato in maniera molto attardata Jay per trarre in inganno quello che è stata la Williams di Drago Lievitato. Ad ogni modo il piano messo a segno da parte del pilota Alpine ha avuto i suoi effetti, almeno momentanei, perché ricordiamo dovrà poi guadagnare un altro secondo e mezzo almeno per riuscire a portare a casa la vittoria in pista e non essere poi sanzionato in maniera troppo
grave, troppo severa da quella che è stata la penalità a cui, che gli è stata attribuita. Intanto piccole scaramucce qui tra Shumi Legend e Emis, se non erro Shumi che spinge leggermente fuori quella che era la Fatauri di Emis, tutto regolare poi tra i due. Shumi adesso in quinta posizione alle spalle proprio di Luigi Legge, le prime cinque posizioni sono occupate tutte da piloti che hanno figurato nella Master League 2023-2024. Lopensky credo che sia uno dei pochi piloti, uno dei tre piloti se non erro, che ancora non ha effettuato la sosta e che comunque continua a estendere il suo stint su gomma media. Probabilmente lui andrà a effettuare quella doppia sosta su gomma rossa, come dicevi tu, Raffa. Sì, è decisamente quanto quasi, oddio, sì, decisamente quanto quasi, è molto probabile a questo punto per Lopensky. La hard su Vampir non sta funzionando benissimo, i tempi non sono così esaltanti, ci aggiungo forse per Vampir, come detto, quell'eventuale errore che magari anche a livello di morale non lo sta portando a forzare, però è salita davvero rapidamente con i tempi, anche abbastanza strano, ha attaccato su un 21.8 per poi subito piazzarsi su un 22 medio, anche abbastanza alto, per chiudere gli ultimi giri su un 23.5, adesso si riprende qualcosina con un 23.250, ma come detto forse anche il morale per Vampir sta facendo la sua parte. Spera è riuscito a rientrare nei confronti di, non era riuscito a rientrare nei confronti di Legge e Shumi, però adesso si trova appena dietro Emis, se no, no invece lo trova in una parte complicata perché qui nel guidato ci sarà poco da fare. Pensavo fossimo già verso la zona di DRS in discesa all'ultimo curvone e quindi qui qualcosina lo perde nei confronti di Shumi e di Legge, tuttavia però con questo undercut si è riuscito a riprendere la posizione nei confronti di Tukumi, che anche egli è andato sulla gomma rossa. In tanti hanno preferito, cioè essenzialmente tutti coloro che si sono fermati hanno montato la gomma rossa, fatta eccezione per Ruggio qualche tornata fa che è andato sulla gomma gialla, quindi a livello strategico è davvero molto aperta. Siccome non ci sono state le qualifiche, siamo andati subito in gara, potrebbero anche puntare su una strategia a tre soste, quindi montando tre treni di gomme soft. Si è aperta questa eventualità che ovviamente nel corso della stagione non abbiamo potuto apprezzare, poiché un treno di gomme almeno soft veniva dedicato alle qualifiche, a meno che qualcuno non decidesse di partire dal fondo. Qualche volta Lopensky ha operato questa scelta, dunque potendo disporre in maniera completa di tutti i treni di gomme poi in quello che era lo svolgimento del Gran Premio, però ovviamente parlando di G-Sport, parlando di Legge o comunque piloti coinvolti nella lotta al titolo, ovviamente questo sarebbe stato un rischio troppo grande da correre per poi sfruttare un vantaggio che avrebbe avuto i suoi effetti in maniera molto relativa, quindi raramente si possono montare tre gomme soft a meno che di safety car e ingressi multipli di safety car in pista. Comunque strutturare una strategia su stint multipli su gomme rosse, insomma, al netto di non fare poi un giro in qualifica, potrebbe non essere così vantaggioso come potrebbe essere macchinato nella testa dei vari piloti. Mentre abbiamo degli aggiornamenti in termini di evoluzione del gap tra G-Sport e Drago Levitato, che nonostante adesso sia riuscito a sorpassare Lopensky sfruttando la sosta box da parte del pilota Alfa Romeo, trova comunque a 4 secondi di ritardo rispetto a G-Sport, che ha guadagnato dunque un ulteriore secondo dopo la sosta di Drago Levitato. A questo punto rimane molto molto complicata anche per il pilota Williams riuscire a rientrare. Abbiamo dato giusto un tempo, 2-3 giri, per vedere l'evoluzione del gap di questi due piloti. Magari Drago Levitato aveva necessità di mettere in temperatura un po' più a lungo la gomma rispetto a G-Sport, ma a quanto pare si tratta proprio di una differenza di passo tra i due piloti, in cui Jay primeggia anche questa sera, dunque riesce a mantenere in maniera incontrastata per il momento quella che è la prima posizione, mentre lì dietro di Legge e Shumi Legend sono ancora alle prese l'uno con l'altro, si stanno studiando, sono molto molto vicini ad inseguire questa volta è Shumi Legend, che già da questo giro potrebbe sfruttare il DRS e dunque provare il sorpasso nei confronti di Luigi Legge, che paga anche lui parecchio distacco rispetto a Drago Levitato. Credo che a questo punto si parli di 5 secondi se non leggo male, 9.6 tra Drago e Di Legge, 9.6, un po' di più di 5, quindi veramente quasi una voragine che è stata scavata di fatti in 25 giri,
praticamente mezzo secondo giro mentre ci siamo, rivediamo la partenza probabilmente il momento in cui c'è stato il contatto tra Tartaruga e Lopez, che giusto Raffa? Sì, rivediamo la partenza in generale con purtroppo davvero la complicata progressione da parte di Tartaruga. La Alpine, lo vedete lì all'interno della curva, si trova in una situazione non facile perché ti vedi sempre costretto a lasciare un po' di spazio all'esterno. Qui arriva un colpo con Lopez che è arrivato leggermente lungo, poi nel ritrovare la traiettoria ideale qui verso curva 3 è arrivata questa panciata, una sorta di spalla da parte di Lopez che si infila subito la Ferrari di Ruggio. Poi ovviamente insomma piloti che carte alla mano si sentono, insomma classifiche, cronometro alla mano, viene fuori la differenza. L'inversione di griglia porta spesso ai piloti a forzare, qui si è trovato in questo panino e credo fosse arrivato comunque già in precedenza il danno al fondo con quella toccata con Lopez che è avvenuta fortunatamente tra l'ala anteriore di Lopez, sulla quale non ha riportato danni per Lorenzo, ma sfortunatamente invece nella pancia sinistra dell'Alpine di Tartaruga, che poi da lì irrimediabilmente si è danneggiata e ci si può far poco. Ecco, quest'anno ero curioso solo dell'ingresso di una bandiera rossa dopo un contatto per un pilota che riportasse dei danni all'ala posteriore o al fondo, per vedere se il gioco lo riparasse. Non abbiamo mai avuto ciò, è stato l'unico peccato, l'unico rammarico diciamo di questa stagione da cronista, mettiamolo sotto questo punto di vista. Tra l'altro non so se fosse previsto dal regolamento l'ingresso della bandiera rossa, sinceramente. Su questo non sono preparato. Era attivata, però l'abbiamo avuto solo in partenza una volta in Prime e spesso in Sport, ma per dei bug credo legati alla telemetria. Beh, sicuramente una feature che se implementata nel modo più corretto e dunque come dicevi tu, se offrisse anche ai piloti la possibilità di andare a sostituire e dunque riparare parti della vettura che siano sostituibili insomma durante una bandiera rossa, di giovare allo spettacolo, potrebbe rimettere sicuramente in gioco diversi piloti. Marco Gano questa volta, riferito alla stagione corrente, è stato più volte protagonista sfortunato di danni, avrà collezionato fondi alle posteriori della sua SF23, quindi sicuramente sarebbe stato un vantaggio per Marco Gano, che si sarebbe visto un po' più favorito in questa stagione appena conclusa della Master League. Torniamo intanto in gara. Come vedete, ormai gran parte della griglia è andata su gomme rosse, mentre viene inquadrato Shumi Legend in quella che è la sua consueta postazione, in questa sua particolare postura alla guida, in cui sta molto molto adeso al volante, praticamente lo ha quasi a contatto con il petto e le braccia estremamente flesse. Ha ripreso di essere molto comodo lui, nonostante comunque si sia notato un po' l'oggettiva stranezza in quella che era la posizione di guida. Lui la reputa molto comoda e i risultati insomma vanno sul sostegno, dunque è sicuramente una strategia vincente per il pilota oggi in forza della Mercedes, vincitore credo anche più volte della Sport League e quest'anno vincitore anche in gara nella Master. E speriamo che anche che l'annata successiva, quella 2024-2025, sia altrettanto proficua e densa di successi per il pilota Mercedes, mentre sopra di lui vengono inquadrati altri due protagonisti della gara odierna, sono Di Vampir e Drago Livitato, che ormai conosciamo benissimo per coloro che avevano seguito la Master, soprattutto parlando personalmente, in quanto non ho commentato spesso gare di Vampir, però Drago Livitato sicuramente rappresenta un viso ben più conosciuto rispetto a quello del pilota Alpine, attualmente in undicesima posizione. Una gara sfortunata per lui, sicuramente un danno all'anno anteriore che non ha fatto prendere la piega più adeguata al suo Gran Premio sin dalle battute iniziali, mentre continua a crescere il distacco da parte di Dileggio nei confronti di Drago Levitato, 11 secondi e mezzo di ritardo, mentre Drago ha mantenuto pressoché costante quello che era il suo gap nei confronti di G-Sport, solamente due decimi persi da parte del pilota Williams negli ultimi tre giri, quindi verosimilmente c'è una certa omogeneità di passo tra i primi due piloti, ben diversa però la situazione rispetto a quella che si era profilata nella prima parte di gara, quella che poi ci ha condotto fino al primo pit stop in cui Drago Livitato e G-Sport erano in lizza di fatto per la prima posizione e Drago Livitato era ampiamente nel DRS di G-Sport. Poi l'undercut messo a segno da parte del pilota in forza del team di Milton Keynes ha letteralmente tagliato le gambe e forse spinto anche le speranze di vittoria da parte di Drago, che ora si trova, come dicevamo, a 4 secondi e 2, e tutto questo è stato guadagnato di fatto solamente anticipando la sosta di un giro. Quell'undercut credo che sia valso a G-Sport qualcosa come 2 secondi e mezzo. Poi altro terreno è stato perso da parte di Drago Levitato nel sorpasso tentato nei confronti di Lopez, che in quel momento si trovava in seconda posizione con gomme
più usurate, che quindi certo non andavano a primare le sue performance e hanno probabilmente ostacolato il sorpasso da parte di Drago Lievitato in quella fase di gara, dove ha perso ulteriore tempo. Ai box intanto Vampir, per andare su una gomma decisamente più reattiva, che magari potrà portargli anche un minimo di gioia, voglia di spingere, forzare, divertirsi con questo posteriore quest'anno così piantato, ben, che non va a creare troppe difficoltà ai piloti in trazione. Magari insomma è un modo per cercare di risvegliarsi in questa serata così complicata per lui, che invece per i piloti, per coloro che hanno seguito la Sport League, ha un volto decisamente conosciuto, più volte a podio, vincitore di diversi GP quest'anno, velocissimo anche in qualifica. Si era esibito in una grande rimonta negli ultimi, nella seconda metà di campionato, da quando Fiorino ha cominciato ad accusare qualcosa, e Michael anch'egli è riuscito a chiudere un gap, anche aprirlo nei confronti di Fiorino, ma ci si stava prospettando una grande furiosa rimonta di Vampir, che poi da Singapore non è riuscito più a rimettere in fila i risultati. Sì, ogni tanto è riuscito a tornare sul podio, ma non più a vincere e convincere come ha fatto nelle gare precedenti. È stato da poco doppiato, poiché fermandosi ai box sono passati sia J-Sport che Drago Lievitato. Qualche giro fa emblematica l'immagine con Sciumi e Di Legge che attaccavano curva 6 se non vado errato, in alto a sinistra, purtroppo un po' coperta per gli spettatori dalla grafica del gioco, ma io con dallo schermo grande ho visto che in alto a sinistra c'era probabilmente la staccata di curva 12 o 13, insomma Emis e Vampir che si seguivano, erano molto vicini, insomma tanto per far capire ancora una volta quanto sono variabili le altimetrie di questo tracciato, che da guidare è davvero divertente, così come Suzuka. Davanti a J-Sport c'è ora il doppiaggio di un hairpin, credo sia Tartaruga, sì, che tra poco si preparerà a dar strada, da anche il DRS a J-Sport, che insomma si va ad insinuare all'interno dell'Alpine in questo modo, e chiude quindi un doppiaggio sulla carta che magari invece gli ha anche dato qualche decimino, questa è la possibilità di utilizzare il DRS. Continua la bagarre tra Tukumic e Speri, con Speri che si era preso la posizione nei confronti del pilota Red Bull alla prima sosta. In questo momento Tukumic torna in top 5, ma ha una penalità di 3 secondi per limite della pista. 3 secondi vengono assegnati in questo momento anche a Tartaruga, 88 in undicesima casella. L'altra penalità, come abbiamo visto in precedenza, è quella accumulata da J-Sport per un rientro in pit lane davvero garibaldino. Ha deciso all'ultimo di fermarsi ai box per cercare di sorprendere Drago, sebbene credo sia stata probabilmente una sua decisione di voler tirare un altro giro, poiché il tempo in un modo o nell'altro ce n'è per reagire, e è una curva dove si sta totalmente sulla destra, quindi non hai nemmeno il carico, il peso sull'asse sbagliato, diciamo, delle ruote, quindi credo ci fosse possibilità per Drago di fermarsi. Si sta annuvolando il cielo, non avevo sbirciato in effetti dal live timing cosa ci si aspettasse per quanto riguarda il meteo, o no, da qui fino alle prossime due ore da nuvoloso, quindi scongiurata l'ipotesi pioggia. Possiamo stare tranquilli, insomma, sì, poche sorprese, di certo non sarà una notizia piacevole per J-Sport, che in queste scelte, in queste decisioni è sempre stato molto sagace, è sempre andato nella direzione più adeguata per quel momento, sempre interpretato nella maniera più corretta l'evoluzione della pista, dunque lui probabilmente avrà anche questa sorta di piccola remora. Ad ogni modo sta brillando in altri modi, davanti con un vantaggio abbastanza ampio nei confronti di Drago Lievitato. Abbiamo assistito ad una leggera riduzione di questo gap, da quei 4 secondi 2 circa adesso Drago è passato a 3 secondi 5, tutti peraltro guadagnati all'interno di una singola tornata, che credo sia stata la tornata in cui la tornata precedente a quella del doppiaggio nei confronti di Tartaruga, quindi intorno al giro 29, in cui ha perso tempo J-Sport. Probabilmente si è trattato di un errore da parte del pilota Red Bull, anche perché adesso quel distacco si è di fatto stabilizzato, un distacco che permetterebbe allo stato attuale di vincere a Drago Lievitato, sfruttando quei 5 secondi di penalità attribuiti a J-Sport. Manca ancora però una seconda metà di gara, infatti siamo praticamente arrivati a quella che è la metà esatta della distanza da coprire nel Gran Premio, intorno ai 150 km rispetto ai 300 più un giro previsti dal regolamento della FIA. Drago Lievitato, che tra l'altro adesso qua va nella terra di nessuno, scode un'uscita da curva 4, ha anche lui doppiato da poco Tartaruga, dunque ha effettuato il doppiaggio. Non so se sia stato fortunato come J-Sport e lo abbia intercettato in un punto in cui potesse offrire DRS. Ad ogni modo il distacco adesso è salito a 3 e 9.
quindi ha perso 4 decimi nell'ultimo giro, un distacco abbastanza altalenante in cui ci sono dei repentini cambi, ovviamente in risposta a possibili errori, sbavature commesse dai piloti all'interno di quel giro, ma di fatto lì davanti ci sono poche sorprese, rimane tutto stazionario, tutto congelato rispetto a come l'avevamo lasciato qualche secondo fa, così come non cambia la situazione tra Drago Levitato di Legge che sprofonda ancora di più nella terra di nessuno, 14 secondi di ritardo rispetto alla Williams e Drago Levitato. Direi che le posizioni a podio sono abbastanza cristallizzate in questa fase della gara, fatta eccezione per quello che è proprio il confronto per la terza posizione tra Luigi Di Legge e Shumi Legend, che nonostante sia alle spalle da parte del pilota Alfa Tauri da parecchi giri ormai a questa parte, non ha ancora trovato lo sculo decisivo, non ha ancora provato addirittura a insidiare la terza posizione, è rimasto guardingo alle spalle di Luigi e aspettando forse per l'opportunità più adeguata nel cercare di prendere la terza posizione. Mi ha un po' deluso Drago, nel giro precedente l'avevamo beccato in live che sul rettilineo addirittura batteva le mani, insomma forse un modo per tenersi sveglio, questa volta è rimasto concentrato, preciso, forse anche a sbirciare con la coda dell'occhio il distacco che si sta mano a mano assottigliando di qualche decimo nei confronti di J-Sport. C'è un intruso in casa Shumi, quindi via, non togliamo le telecamere, non vorrei che sia qualche minore e poi rischiamo di venire malamente chiusi, e non l'avevo notato, pardon Shumi. E torniamo allora con il distacco tra J-Sport e Drago, magari ve lo preparo con il RaceSpace Comparator, sempre sviluppato dal buon Lorenzo Tamorri, targato Formula Italian Team, lo vediamo tra J-Sport e Drago Lievitato, dovrebbe arrivarvi a momenti in sovrimpressione per, eccolo infatti, subito gli ultimi 4 giri cronometrati, attendiamo tra poco la chiusura anche del quinto con 77 millesimi nel corso di queste, di media, nel corso di questi 4 giri recuperati da parte di un Drago che ha spinto sull'1-2 decimi, ma nell'ultimo giro J-Sport è tornato a forzare riprendendosi 2 decimi nei confronti di Drago Lievitato, attendiamo quindi la conclusione di quest'ultimo giro per vedere se si resta su un 20 medio o se si comincia ad alzare su un 27, segno fisiologico insomma della gomma che comincia a cedere. Invece si va sul 24 per J-Sport, 26 invece per Drago Lievitato, un decimo e mezzo riguadagnato da parte di J nei confronti del primo degli inseguitori. Tra l'altro adesso queste gomme rosse da parte di J-Sport hanno 14 giri, 13 invece nei confronti di Drago Lievitato. Quindi la finestra del pit stop probabilmente sarà situata tra un'altra decina di giri per sostituire questi pneumatici e rimontare ulteriori gomme soft. Secondo te ce la fanno, Raffa, a reggere altri 10 giri ad un ritmo abbastanza competitivo? 34 di 66 dovrebbero essere tutti intorno alla 12esima, 15esima, 14esima tornata per J-Sport, tutti 14 tranne Drago 13, 16 per Speri, Lopez, Kaiser, Matt 10 e 13, quindi credo a questo punto un'altra singola soft li potrà portare al traguardo stringendo i denti senza, oddio, qualche difficoltà qui per Drago nemmeno in trazione, lì si è abbondantemente già sulla quinta sesta marcia, quindi le velocità sono anche già abbastanza elevate. Credo che un'altra singola soft potrebbe portarli al traguardo. È interessante la strategia di Kaiser, Matt e Lopez, che visto che sì, sono più arretrati rispetto a quanto li avevamo visti in precedenza, ma hanno 5 giri di usura in meno sulla gomma soft. Lopez che ha finito dietro ad Emis, era appena dietro Kaiser, ma quindi forse ha commesso, no, si è da poco rifermato Lopez, però è strano perché lui aveva una decina di giri, era stato l'ultimo a fermarsi, ha fatto davvero pochi giri su questa gomma soft, 10 giri sì, sulla gomma soft, e poi rifermarsi di nuovo. A livello di tempi invece non sono anomali, è strano. Anche perché non aveva avuto decisamente più brevi, ma spinti forse a questo punto. È un time attack per Lorenzo Tamorri, anche perché non aveva avuto danni, non aveva avuto quisquiglie con altri piloti, dunque poteva contare sulla completa efficienza della sua Alfa Romeo, non c'erano stati grossi colpi di scena per quanto riguarda la sua situazione. Certo, c'era stato quel piccolo contatto iniziale con Tartaruga, che però almeno il nostro radar non aveva prodotto danni, comunque se l'avesse fatto li avrebbe riparati, ove riparabili, alla sua prima sosta e non alla seconda. Quindi una strategia forse
premeditata in maniera un po' diversa sicuramente rispetto agli altri. Vedremo se darà i suoi frutti, andrà a effettuare uno stint in più rispetto ai suoi rivali, montando di fatto quelle tre gomme rosse che avevi menzionato in precedenza a Turaf. Vediamo se pagherà nel confronto con gli altri competitori in pista. Attualmente si trova in decima posizione, ma ricordiamolo, è l'unica eccezione fatta per Vampyr, che è l'unico pilota ad aver fatto due soste fino a questo momento, mentre ci siamo ancora con Di Legge, Shumi Legend. Shumi che si è avvicinato ancora di più in fondo a curva 1, però non abbastanza, non a sufficienza per poter tentare il sorpasso, cosa che peraltro sembra non essere nelle intenzioni del pilota Mercedes allo stato attuale, in quanto avrebbe già potuto farlo più volte questo tipo di manovra. Ancora non è successo. Intanto il gioco propone un confronto tra quello che è lo stato di usura dei pneumatici di Luigi Di Legge nei confronti con Shumi Legend. Parliamo di 2 punti percentuali a vantaggio di Di Legge in termini di usura, quindi le sue gomme sono un po' più degradate rispetto a quelle del suo rivale su Mercedes, nonostante Shumi abbia praticamente inseguito per tutto lo stint quella che era la monoposto di Luigi. Dunque ci aspetteremmo un po' più di usura sui suoi pneumatici. Intanto rientra anche Ruggio per il suo secondo pit stop della gara. Era partito su soft, è tornato su medie, adesso immagino monterà ancora gomme medie per andare fino in fondo e dunque concludere così la terza gara delle sue finals 2023-2024. Abbandona adesso la piazzola della pit lane. Credo di aver visto rosso, se non ho visto male, se l'oscurità, se le ombre non hanno giocato a mio sfavore. Ruggio potrebbe essere uscito con gomma rossa, infatti è così, viene segnalato anche dal radar su quella che è la gomma più prestazionale possibile. Dunque si prospetta l'utilizzo probabilmente di un altro treno di gomme soft per Ruggio nel corso della gara. Anche per lui una strategia simile a quella di Lopeschi, a 4 stint, partendo con rosse e poi con 3 treni di gomme rosse e poi un treno di gomma media. Dopo Lopeschi è arrivata la sosta decisamente più fisiologica, forzata, obbligata per Patrick Sperry, o Sperry Patrick da nickname, per pilota questa sera in veste Williams, che era stato il primo ad effettuare la sosta per cercare di rientrare nei confronti della concorrenza. Lui prosegue questa sua gara in lotta per la top 5 con Tugmi, che forse Kaisermatt potrebbe rientrare negli ultimi giri, visto che anche lui si è esibito come Lopeschi in un primo stint decisamente più prolungato. Nulla da fare invece per Shumi, un momento comodo appena dietro a Di Legge per giocarsi la zona podio. 15 secondi tra Drago e Di Legge, ci si può quasi permettere una sosta extra lì davanti. Deve aver commesso un errore in questo giro Drago, perché era comodo a 4-2, adesso si ritrova a 5-4 da J-Sport, e anche per lui immagino sarà questa volta a ruolo inverso, se in precedenza abbiamo visto Jakubo Rokita andare a effettuare l'undercut nei confronti di Simone Carruba. Questa volta il buon Drago dovrà cercare di anticipare di una tornata il campione in carica della Master League, il bicampione, 2 volte consecutive è riuscito a conquistare il titolo della categoria regina per quanto riguarda la Formula Italian Team, su una distanza di gara al 100%. 12 piloti in pista, sì, anche per rispondere un po' ragazzi dalla chat ringrazio, già ne ho approfittato io da parte di Alpha Player, che ha riscattato un bevete, quindi anche a te Matteo, se vuoi recuperare un bicchiere di qualcosina, non diciamo le marche, sennò è complicato a livello legale. Ludo89 per il follow, lo ringraziamo. Gabriele Congio, Overtake Mode, Gueni Andalache, il mago pazzo, attenzione, pazzo per dei setup, e hanno rinnovato l'abbonamento Gano, il buon Fresco è sempre presente anche a livello di telecronaca, aiuto non solo nei campionati in pista in Pro League, ma anche a livello di commento o regia, e il Tia Prince 97, quindi insomma al solito grazie per il supporto. Drago sta faticando in questo giro, davanti a lui forse Vampyr, considerando almeno visto quanto sta andando, credo sia sì Vampyr con la gomma soft nuova, che dopo la sua sosta, ecco, si toglie di mezzo, rientra decisamente rapido e credo forse stia arrivando un ritiro. Infatti abbandona qui, sventola la bandiera bianca Vampyr, si resta in 11 per delle finals quest'anno, che non so se non hanno avuto appeal, forse in realtà è più il facendo dei campionati a meno gare. Credo a livello di community siamo stati, credo e forse immagino, quelli che hanno fatto un campionato più breve, e a questo punto magari ci sono altri campionati ancora in corso e magari alcuni piloti tipo Fabio che milita in altre categorie, su altri forum, su altre community, giustamente ha voluto preferire a questo punto puntare con la conquista di quel titolo. Insomma, vari piloti
anche motivi lavorativi. Ecco, mi ha fatto un po' male, però è anche questo il bello del magazine, e il leggere il mica mai messo tra i flop della Master League da parte della penna sagace del Bonescille. Però ovviamente si valuta ciò che viene portato in pista. Mattia Michelangeli non c'è potuto essere, non c'è potuto diciamo confrontarsi a livello di questa Master League. I vari impegni lavorativi, per carità, li abbiamo tutti, e lui purtroppo quest'anno sono stati più stringenti, quindi ha da un lato fatto male, però lascia quel sorriso simpatico, mettiamola sotto questo punto di vista, perché è bello. Anch'io quando era, credo nel 2019, mi pare, per la Sport, anche spesso finivo tra i flop, quindi leggere le parole tra virgolette amare, cattivelle tra virgolette, lo ripeto, da parte del buon Max, è sempre anche simpatica come cosa, dai, fa più community. Sì, arricchisce quel senso giusto di ironia, condivisione, insomma, senza critica, cioè non è una critica ovviamente, è semplicemente una constatazione di quelle che sono state le prestazioni in pista, e ovviamente tutti sono consapevoli di quella che è stata poi la situazione di contesto che ha inevitabilmente influenzato poi quelle che erano i risultati di Mica Mai. Non c'è stata nessuna vena critica provocatoria, assolutamente, questo è da ribadire. Mentre lì davanti qualcosa è cambiato, perché adesso Drago Levitato è a 5 secondi e 9 di ritardo rispetto alla vetta di G-Sport. C'era stato quel guitto, quel guizzo, quella piccola chiamata che aveva ridotto il gap fino a 3 secondi e mezzo. Adesso si è quasi raddoppiato, un passo che va sempre più nella direzione di G-Sport, che nonostante adesso abbia questa penalità di 5 secondi, gli garantirebbe comunque di salire sul gradino più alto del podio. Direi che a questo punto Drago Livitato fosse riuscito a rimanere vicino a Jay nel primo stint, sfruttando solamente il DRS che gli veniva offerto dalla monoposto che lo precedeva. Adesso che Jay si è trovato invece strada libera davanti e dietro di sé dopo la prima sosta, ecco che è emerso il reale quadro dei valori in campo, in cui Drago Livitato figura un po' più alle spalle rispetto a G-Sport, e dietro di legge anche lui quota 17 secondi di ritardo rispetto a Drago e 22 secondi nei confronti di G-Sport. Si mantiene di fatto quella media di mezzo secondo a giro perso nei confronti del leader del Gran Premio, un di legge che molto probabilmente non avrà effettuato un allenamento così intenso, come intenso, così come era solito effettuare in Master League, e oggi se la sta giocando comunque per la terza posizione del podio insieme a Shumi Legend. Intanto oggi vedo che viene riproposta con una certa frequenza la grafica delle gomme, una grafica che si vista raramente nel corso dell'anno. Ad oggi è stata già ben inquadrata 3 volte, credo che lo abbia fatto almeno per 2 volte, per quanto riguarda la stessa coppia dei piloti, che sono di fatto i due piloti più vicini in pista, i due piloti che stanno lottando per quelle che sono delle posizioni un po' più nobili, ovvero parliamo sempre di Legge e Shumi Legend in lizza per l'ultimo gradino riservato al podio, con ormai Shumi Legend alle spalle da parecchi giri a questa parte nei confronti di Legge. Mentre ci siamo, perché credo che a breve qualcuno rientrerà per fare una sosta, per rimontare l'ultimo set di gomme rosse, e tutta la griglia adesso è su questo tipo di gomme. C'è chi le ha sostituite da meno tempo, c'è chi le ha in dotazione invece da un numero maggiore di giri. Per essere più decisi e precisi, Drago Levitato e G-Sport, che si è rientrato proprio in questo istante, aveva le gomme da 22 giri montate. Ha Rientra anche adesso, scontato i 5 secondi, Jay. quindi si è rimesso completamente in condizioni di gara normale, e tra l'altro Jay monta gomme medie. Almeno la grafica suggerisce questo tipo di mescola montata sulla RB19 di G-Sport, che rientra in seconda posizione ovviamente alle spalle di Drago Levitato, che ancora deve effettuare la sua sosta. La durata è stata di 22 giri per le gomme rosse di G-Sport, sarà anche la stessa durata per le gomme di Drago Levitato. Rientrano insieme a G-Sport anche Di Legge, Shumi Legend e Tucumi, che dunque tornata a numero 41, inizio dal numero 42, è stata quella decisiva per i pit stop, mentre dietro vediamo figurare anche Tartaruga, che è doppiato, dunque riappare sempre in modalità ghosting. Tra l'altro Tucumi, che avrà perso anche tempo maggiore per via della sosta avvenuta allo stesso giro di G-Sport. Tucumi che invece è andato sulla rossa di nuovo, quindi lui la stressa in vista del finale, così come Lopez, che come avevamo detto però ha già effettuato due soste, tre soste credo. Lorenzo dovrebbe, no, Lopez che ne ha due, giusto? Sì, perché aveva ritardato il primo stint, poi ha fatto uno stint davvero breve su una gomma rossa, e adesso ne ha già otto su questa gomma più morbida.
soggetta a qualcosa, un'interpretazione particolare da parte di Lorenzo. Glielo dovrò, me lo segno, glielo domando al volo su Telegram appena viene esposta la bandiera a scacchi. O se va bene, magari lo troveremo invece con un finale rocambolesco qui sul podio insieme a noi, davanti a lui, a Tucumi, che come detto si è da poco fermato per andare sulla gomma rossa. Tutti gli altri invece, che piloti che si sono fermati in questa tornata, J-Sport, Kaiser, Matte di Lecce, hanno puntato, come detto in precedenza dal buon M, sulla gomma gialla, che è, mi permetto di dire, sia una sorpresa, perché siamo arrivati al 22esimo giro per drago lievitato su questa gomma rossa. Quindi mi aspettavo che un ulteriore stint di 23, anche con lo scarico di carburante, si potesse coprire. Vediamo cosa decide di fare Kaisermat. E le gomme dovrebbero esserci a disposizione, perché come detto non sono state disputate le qualifiche, quindi i piloti dovrebbero avere tipo due hard, due gialle e tre rosse, forse anche qualcosa di più. E certo, questo formato di gara ha permesso di avere una visione più ampia, di poter andare a ingegnarsi su di una strategia ben più articolata, e sicuramente l'ingresso di eventuali safety car, virtual safety car, qualora previsto dal regolamento, avrebbe arricchito questo tipo di gran premio, ovviamente complice il fatto di avere una grande scelta in termini di treni di gomme, che avrebbero dunque potuto aprire più scenari possibili per i vari piloti. Intanto Luigi Ligier è sempre davanti a Schumacher dopo la sosta, il distacco è rimasto di fatto invariato mentre prosegue, drago lievitato, prosegue ancora, probabilmente lui monterà come ultimo chance, come ultimo stint, le gomme rosse, dunque deciderà di proseguire su questo filone di pensiero. Adesso hanno 23 giri di anzianità questo treno, ne mancano di fatto 23 alla conclusione del Gran Premio. La differenza è che questi ultimi 23 giri da condurre saranno ovviamente ultimati con un carico di carburante necessariamente inferiore, che dunque andrà a gravare in misura minore rispetto a quello che sarà la performance dei pneumatici. Allo stato attuale Drago sta perdendo terreno nei confronti di J-Sport, che può puntare su di una gomma molto più fresca, dunque è da quantificare quanto poi Drago lievitato andrà a guadagnare nei confronti di J-Sport una volta effettuata la sosta e dunque il suo cambio gomme. Credo che da questo giro Drago potrebbe già pensare di rientrare. Sì, l'ultimo giro di Drago è stato sul 27, il giro d'attacco invece di J-Sport 18 e 8. Per carità, prima della sosta erano all'incirca sui 5 secondi Drago e J, quindi con lo stop and go scontato da parte di J-Sport, quei 5 secondi sono stati chiusi. Quindi credo che dopo questa sosta Drago. Vabbè, però è complicato. Che fatica, 5 secondi di penalità per Drago lievitato, e quindi salta tutto, perché dopo la sosta credo si sarebbe ritrovato a 2 secondi all'incirca da J-Sport con una gomma rossa per provare a chiudere, però poi con questi 5 secondi adesso salta tutto. Infatti si è visto proprio un grosso bloccaggio in ingresso della pit lane, l'anteriore sinistra, non ho controllato se anche l'anteriore destra fosse bloccato, in ogni modo ha di fatto bloccato le gomme, la frenata della sua Williams è diventata beneficente, non è riuscito a togliere i chilometri orari necessari per rispettare il limite della pit lane, e anche lui, come J-Sport prima del pilota Williams, è stato sanzionato con i consueti 5 secondi di penalità, che in realtà sono anche ben più severi, o meno lo sono stati. Vi ricordo di un Gran Premio a Singapore con, se non erro, Vettel, che era stato punito con il drive-thru, poi più recentemente le penalità sono state un po' più docili, un po' più permissive negli ultimi anni, con dei pesi nettamente inferiori su quelli che erano poi i risultati finali dei vari piloti in pista. 4 secondi netti il distacco di di Drago lievitato da J-Sport. Dunque, anche in questo caso si ripete un'ampia differenza tra i due. Certo, questo distacco andrà a chiudersi sfruttando quello che è il potenziale delle gomme rosse, e vedremo di quale entità andrà rifinendosi. Di sicuro, nell'ultima fase della gara, Drago lievitato andrà un po' più in sofferenza rispetto a J-Sport nella gestione della gomma, e quindi la forbice si riaprirà a vantaggio del pilota Red Bull a quel punto. Beh, sì, adesso c'è almeno lo stimolo di andare a prendere la carotina lì davanti, sebbene dalla webcam l'abbiamo visto inizialmente una sorta di conciliabolo con o gli ingegneri o gli altri piloti che ha in cuffia in parte insieme a lui, poi qui sul dritto un po' di rammarico, almeno nello sguardo. Sicuramente adesso, come vedrà, il gap assottigliarsi nei confronti di J-Sport si riaccenderà la fiamma per almeno giocarsela in pista, divertirsi in questi ultimi chilometri sul capitolo 2023
in realtà 23 targato EA e Codemaster. Lì dietro invece, appena sul gradino più basso del podio, continua questa rincorsa tra Dileggio e Shumi, con due che non si sono nemmeno stuzzicati, in realtà proseguono sul loro passo, hanno ampio margine per giocarsi negli ultimi giri eventualmente questo gradino più basso del podio. La top 5 per il momento va a vantaggio di Patrick Sperry, che nonostante sia stato il pilota nel primo stint a fermarsi per primo, e adesso il secondo dopo Lorenzo Damori, ma come avevamo detto in precedenza autore di una sosta abbastanza anomala, e se ne trova in quinta posizione, avvantaggiato nei confronti di Tukumi, che sì per la penalità, ma in particolar modo nei confronti di Kaisermatt, che dopo la sua sosta è a 10 secondi abbondanti dalla top 5. Quindi sarà curioso se in questi ultimi 20 giri Kaisermatt con la gomma rossa fresca riuscirà a chiudere questo gap nei confronti di Patrick, che si trova un rivale decisamente ostico con la quale quest'anno ha battagliato proprio per il titolo, Lorenzo Damori, che qui anche le telecamere non aiutano. Lopez, che è andato leggermente lungo, ha portato in una traiettoria più barbina anche lo stesso Matteo Geraci, campione in carica alla Pro League, e quindi qui si perde tempo nei confronti dell'obiettivo finale, che come detto per Kaisermatt dovrebbe essere il codone di Patrick Sperry. Ed eccoli qua ancora comunque sul confronto che non finisce. Adesso arriveremo sul traguardo alla mobile spalancata, vedremo se arriverà il sorpasso, che sembra essere già ben impostato. Infatti prima di spalancare il DRS si era avvicinato in maniera abbastanza prepotente Kaisermatt. L'effetto scia qui è molto imperante, sfruttando soprattutto poi quella che è la discesa offerta dal curvone della curva 15, che non fa altro che aumentare questo effetto di risucchio verso la vettura che ci precede, dunque agevola in una maniera ulteriore il sorpasso. Mentre pit per Emis, la seconda Alfa Tauri in pista, anche lui va a concludere quello che è il suo secondo stint per iniziare il terzo. Immagino andrà a montare gomme rosse il pilota Alfa Tauri, e dunque andrà a concludere poi il Gran Premio su questo treno di gomme. Infatti è così, rientra in decima posizione perché lì davanti sta per spuntare la monoposto di Ruggio, passa anche la sagoma dell'altra monoposto che credo fosse a questo punto J-Sport, che dunque continua con la sua normale svolgimento di gara. Viene doppiato in questo modo Emis, che si troverà a percorrere un giro in meno rispetto al leader della gara che è appena transitato. Ruggio, Emis e Tartaruga. Ruggio, Tartaruga ed Emis nel giro di due punti si giocano la posizione, diciamo, di primo portabandiera delle finals, di primo portabandiera di Prime, dei piloti Prime nelle finals, perché Ruggio è in decima posizione con 11 punti, Tartaruga in undicesima con 10 ed Emis in dodicesima con 9. Quindi diciamo chi arriva davanti in un modo o nell'altro questa sera dovrebbe prendere i punti sufficienti per entrare nella top 10 dei piloti delle finals. E in realtà non perderla, poiché dietro di loro c'è Tukumi con 8 punti che ne dovrebbe prendere, insomma anche per lui è facile recuperare questi punti per rientrare. Qui Ruggio molto sportivo lascia spazio per lasciarsi doppiare, ne approfitta Emis per accodarsi, e in questo modo quindi andranno a battagliare come detto per questa posizione più d'onore all'interno del campionato Prime, però all'interno delle finals. Si è chiuso in maniera piuttosto prepotente il gap tra G-Sport e Drago Limitato, 2 secondi 2 in questo istante, quindi Drago sta decisamente mettendo a ferro e fuoco le sue gomme rosse che stanno dando i risultati sperati, e ha già guadagnato 1 secondo e 3 nei confronti del leader del Gran Premio, una scelta che finora ha pagato. Pesano tantissimo quei 5 secondi che ovviamente adesso vanno a condizionare quella che è la gara di Drago Limitato, che sta parlando forse o con il suo ingegnere o con qualche compagno di party. Non so se gli ingegneri siano stati disturbati anche in questa serata a fare gli straordinari per le finals. Ad ogni modo deve esserci qualcuno in parte con Drago Levitato che sta fornendo consigli o sta carreggiando al tempo stesso insieme al pilota Williams. Inquadrato invece l'altro Shumi Legend, che non ha motivo di disperarsi, anzi è focalizzato nell'inseguire la vettura, l'Alfa Tauri di Luigi Di Legge davanti a sé, ormai avrà impostato la sua guida su questi standard. Difatti è ben più di metà gara che i due non si abbandonano e non si muovono nemmeno un secondo. Shumi, che peraltro sfruttando il ritiro poi da parte di Divampi, è stato definitivamente proclamato campione di queste finals, vincitore di queste finals, lui che ha messo a segno 2 vittorie su 3 appuntamenti, il terzo è ancora in fase di conclusione, non sembra
prendere la piega migliore per Schumacher in termini di vittoria. Ad ogni modo, concluderà davanti a tutti con un Drago lievitato in seconda posizione, quota 48 punti e 14 lunghezze di distacco tra i due piloti, mentre ben più serrata è la questione nei costruttori, con la Williams che può vantare solamente un vantaggio di 3 punti rispetto alla Mercedes, rispettivamente quota 72 per il team inglese e quota 69 invece per il team che ha sede a Brackley ma di origine tedesca. Ecco, adesso mi sentono anche su OBS, mi sentono su Discord ma non su OBS. Dicevo, arriva sempre tanto sotto Schumi nei confronti di Legge all'ingresso di curva 1, ma si tramuta sempre in un nulla di fatto con il buon Matteo che non vuole forzare. Si è andato a fermare Rugio per andare su un'ennesima gomma soft, quindi a livello di quel duello che vi raccontavo in precedenza per la categoria Prime, per il momento viene accreditato Emis della nona posizione. Qui Rugio va andato ad ostacolare un po' la Haas, tuttavia il ghosting attivo non ha creato troppe difficoltà. Era quella di Kaisermatt che è salito in sesta posizione dopo Ciesperi che ha effettuato un'ulteriore sosta. Vado a cercare dal live timing, poi è abbastanza lontano, quindi dovrebbe aver sicuramente effettuato un'altra sosta. Sì, ha soltanto un giro, quindi tre soste per il momento per Speri e Lopeschi ed anche Rugio, due invece per tutti gli altri, quindi a livello strategico ovviamente andando a montare un'altra rossa questi piloti che hanno fatto la terza sosta. E per il momento Patrick sì, è dietro Kaisermatt, 17 secondi in 16 giri a dover chiudere con Kaisermatt che per il momento ha una gomma viva, 7 giri, dovrebbe arrivare con qualche difficoltà, ma arriva. In precedenza Drago ne ha fatti 22, Matteo ne dovrà fare 25-26. E davanti qualcosa si muove, perché Drago lievitato ha sì questi 5 secondi di penalità, però ha un secondo e due di ritardo rispetto a G-Sport, due decimi lo separano tra l'attivazione del DRS, dunque adesso potrebbe addirittura riguadagnare quei centesimi preziosi per poter spalancare la mobile. Se non erro siamo nelle fasi conclusive del giro, dovremmo trovarsi intorno a curva 9, arriveranno poi la sequenza di curva 10 e 11 molto molto suggestive qui sul tracciato di Portimao, ma ad ogni modo questo dovrebbe essere il giro decisivo per Drago Lievitato per iniziare a spalancare quello che è il DRS, che di certo gli offrirà un vantaggio non indifferente, gli permetterà di arrivare molto molto vicino al posteriore di G-Sport e forse dalla tornata successiva tentare anche il sorpasso nei confronti del leader, un sorpasso che può essere relativo, sarà ovviamente un sorpasso sul tracciato ma ai fini della classifica rimarrà comunque invariato, in quanto fino a quando Drago Lievitato non riuscirà a guadagnare almeno 5 secondi nei confronti di G-Sport, ecco che il pilota Red Bull verrà comunque premiato sul gradino più alto del podio. È abbastanza verosimile che Drago riesca a mettere insieme 5 secondi con questa gomma soft che ormai ha non dico che abbia un degrado abbastanza accentuato, ma di certo verso la fine andrà ad accusare un degrado maggiore rispetto alla media di G-Sport, che invece potrà puntare su di una competitività maggiore. Spero tutto in ordine a casa lievitata, a casa del buon Simone in arte Drago Lievitato 97, poiché è crashato da OBS, da Discord, quindi speriamo sia soltanto il cellulare che fa il simpatico, ma per il momento da la visuale in pista non ho visto scatti, non dovrebbe prepararsi ad una terrificante quanto impattante disconnessione, quindi sì, su Discord ci rimane soltanto il buon Schumi per il momento, poi vediamo come, in base a come si evolve questo duello andremo a gustarci la sua per quanto particolare guida ravvicinata. Fa meno fatica, credo, perché in effetti stai così, stai più vicino con i gomiti, forse sì, fai meno fatica rispetto a stare con le braccia tese, ma nel mentre lì davanti Drago Lievitato svernicia G-Sport. Ed ecco il cambio di guardia che aspettavamo, un nuovo leader del Gran Premio dopo quelle che erano state i primi giri condotti da Kaisermatt, poi dopo che G-Sport si è preso la leadership, ecco che arriva il momento anche di Drago Lievitato, un momento che sicuramente aveva pregustato, aveva immaginato nel corso della gara, un momento poi magnificato da una differenziazione di strategie non solo in termini di gomme montate ma anche in termini di giri scelti per il rientro, dunque entrare nella pit lane. Ora Drago Lievitato si porta ad essere davanti, dicevamo, a questa penalità molto importante che pende sulla sua testa. Quel che conta però è essere riuscito a prendere la posizione nei confronti di G-Sport. Questo era un primo passo per cercare di costruire per un minimo quello che poteva essere un'idea di rimonta o di riscossa all'interno di questo Gran Premio. G-Sport si raccoda quota
mezzo secondo di ritardo rispetto alla vetta, mentre dietro lo Shumi Legend è riuscito alla fine a sorpassare Luigi Rilegge, 22 secondi però il distacco di loro due rispetto alla coppia di testa, quindi rimane pur sempre un distacco veramente molto molto notevole che si è aperto in maniera vorticosa nei primi giri della gara, che poi si è assestato ma pur sempre in perdita per quanto riguarda gli interessi di Shumi Legend e di Luigi Rilegge. Luigi Rilegge che comunque dopo il sorpasso subito non getta la spugna, rimane molto vicino al diffusore della Mercedes di Shumi Legend, quindi non è sbagliato aspettarsi un cambio di posizione tra i due, mentre bandiera sarà nel primo settore, si tratta forse di Emis che era in trasparenza. No, Emis era da poco doppiato verso la fine del T3. Forse o Tartaruga, magari per lasciare spazio a un pilota davanti a lui che l'ha andato a doppiare. Niente di fatto, infatti subito ritirate quelle che sono state le bandiere gialle all'interno del primo tratto della pista, non viene chiamata in causa ulteriori provvedimenti da parte della direzione gara, tutto riprende secondo le condizioni normali di bandiera verde e sempre le condizioni normali di gara tra Luigi Legge e Shumi Legend. Luigi che è al contrario di Shumi, che era rimasto a lungo alle spalle dell'Alfa Tauri, sin da subito si fa vedere in maniera molto molto aggressiva, rimane molto vicino al rivale anche nel percorso più guidato, nel tratto più guidato del tracciato portoghese, non gli dà un attimo di tregua, e nel mentre a un giro da sorpasso G-Sport è rimasto sotto il secondo nei confronti di Drago Levitato. Il DRS è sicuramente un'arma molto potente su questo tracciato, riuscire a rompere il suo muro diventa una missione quasi impossibile. Ce la sta quasi facendo Drago nei confronti di Jay con una gomma che tiene, però siamo arrivati proprio ora all'ultima curva, rettino principale, con Jay che spalancando l'ala può ricucire questi due decimi e mezzo all'incirca dall'ultima curva fino all'ingresso di curva 1. Ovviamente per Drago ci sono questi 5 secondi di penalità che sotto la bandiera a scacchi sono difficili da aprire, insomma, in 11 giri e con una gomma rossa che mano a mano andrà a prendere questo, a perdere questo boost di prestazioni, e quindi insomma si complica veramente la corsa per Drago Levitato verso la vittoria. Potrebbe forse mettersi l'anima in pace e puntare al punticino extra del giro veloce, visto che hanno ampio margine nei confronti della coppia Shumi 91 Legend di Legge 97, e a loro volta grande spazio nei confronti di Tugumi, che la lotta per la top 5 è stata veramente interessante a livello strategico, perché si è incrociata con 3-4 piloti che se le sono suonate, ma perché lontani in pista, ma sul cronometro, su colpi a livello di ingegneri in box, si sono davvero mischiate le carte. Adesso di colpo si è ritrovato in quinta posizione Tugumi, che sembrava quello più svantaggiato. A livello strategico, come detto, c'è soltanto quello stint, il secondo stint breve da parte di Lopez, che no, non è crashato, è solo stato doppiato da poco dalla coppia dei primi due che guidano il GP, e quindi peccato per quel stint centrale da parte di Lopez, che forse lo ha estromesso da una possibile zona Kaiser, ma a livello strategico credo fosse appena lì, forse 5 secondi dietro Kaiser. E in questo finale credo che avremmo visto un Kaiser rientrare su Tugumi, che Lopez è in credo deficit rispetto a Matteo, e Speri invece con questa gomma rossa più fresca rispetto a tutti gli altri sta cercando di ricucire. Una situazione per il resto delle posizioni cristallizzata, di fatto solamente tanto bandiera gialla nel terzo settore, forse anche in questo caso un doppiaggio da parte di qualche pilota, Rugio che procedeva lentamente, credo un errore in trazione, anche lì un tratto abbastanza tipico la penultima curva. La Sagres che tra l'altro è il nome proprio di una località portoghese sita vicino al tracciato di Portimão, è famosa per un bel tramonto portoghese, lo dico solamente perché ci sono stato, quindi ho conosciuto la zona quest'estate, è un posto consigliato e che dà la nome appunto alla curva 14 del tracciato portoghese di Portimão. Unica zona di interesse di battaglia in pista riguarda quella per la prima posizione, in cui Drago Levitato è ancora in lizza con G-Sport, che rimane sempre nei paraggi intorno ai 3-4 decimi di ritardo rispetto al leader della gara, e poi ovviamente il confronto eterno tra Shumi Legend e Luigi Legge rispettivamente per la terza posizione. Ora che entriamo
di fatto nell'ultima fase del Gran Premio, sicuramente negli ultimi 10 giri in cui verrà poi deciso l'esito di questa gara e poi in maniera più definitiva delle finals. L'esito per quanto riguarda il primo Piombito, la prima posizione nelle finals come classifica generale, è già stato deciso, mentre Luigi Rilegge si fa adesso molto 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 ingombrante negli specchietti di Shumi Legend, che è costretto a difendersi, arriva appaiati in fondo a curva 1, ma molto molto difficile riuscire a portare a termine il sorpasso in questa circostanza per Luigi Rilegge, che è costretto a riaccodarsi nei confronti di Shumi Legend. Si era giustamente difeso perché altrimenti poi Luigi l'avrebbe sorpassato. Vediamo se ci prova anche in arrivo alla curva 5, qua si apre ancora una volta ventaglio con Luigi Rilegge costretto nuovamente a cercare di trovare la via del sorpasso all'esterno. Shumi si difende ancora una volta in maniera molto molto saggia e riesce a rimanere davanti alla vettura del rivale, dunque rimane in terza casella la Mercedes di Shumi Legend, ma da qui fino alla fine della gara c'è ancora ci sono ancora un po' di chilometri da macinare e dunque ancora qualche tentativo di sorpasso da sventare per Shumi Legend. Mentre lì davanti nulla cambia per tra G-Sport e Drago Limitato. Jay non ha di fatto nessuna urgenza nell'andare a riprendersi la prima posizione. Sicuramente ci sarà un tentativo da parte di G-Sport negli ultimi giri per cercare di transitare in ogni caso davanti a tutti sotto la bandiera scacchi, ma considerando la penalità di Drago Limitato non ha ovviamente alcuna spinta in questo momento per velocizzare le pratiche, per snellire il processo e dunque sbarazzarsi quanto prima possibile della vettura che gli transita davanti, mentre Luigi Legge ci riprova adesso nei confronti di Shumi Legend. Era un po' più distante in questo tentativo, infatti Shumi non si è nemmeno difeso, ha percorso la convenzionale traiettoria di gara e rimane in terza posizione senza avere grossi pensieri. È abbastanza emblematico il fatto che Emis rimanga comunque con Luigi e Shumi, probabilmente può sfruttare quello che è un miglior stato di gomme rosse, che gli offrono sicuramente una performance comparabile a quella dei due piloti che lo precedono, che invece hanno delle gomme un po' più usurate. Sicuramente Luigi, come dicevamo, è un po' più arrembato negli specchietti di Shumi Legend rispetto a quanto non lo sia stato il pilota Mercedes nei confronti dell'Alfa Tauri. Sì, come vediamo anche dalla grafica nel live timing, Emis, oltre a calzare una gomma più morbida, è anche più giovane di 6 giri. E comunque, tenendo la DRS, nel mentre lì davanti J-Sport si riprende la prima posizione nei confronti di Drago Limitato dentro all'interno di curva 1. Attenzione perché Drago è rimasto lì, un tuffo alla 3, invece no, decide di parzializzare forse al tornantino verso curva 5. Anche dietro di loro c'è, così come Emis dietro Shumi e Dilegge, c'è Lopez che invece è dietro a Drago Limitato e J-Sport, e ne approfittano eventualmente magari per trainarsi con il DRS questi piloti doppiati. Vediamo se anche tra Shumi e Dilegge si muove qualcosa. In questo giro non sembra, perché ci sta anche che Luigi punti a recuperare qualcosina dai ibrido in vista di questi ultimi 7 giri. Emis, che comunque stando lì dietro non è che sta sprecando la sua gomma rossa, anzi è riuscito a guadagnare abbondantemente nei confronti di Ruggio. Prima avevo sbirciato gara 37, adesso è arrivato a 40 secondi di vantaggio, quindi è in comoda nona posizione, può gustarsi per primo questo tentativo di incrocio da parte di Legge, che entra molto largo alla staccata del tornantino, prova ad uscire più forte, a fare meno strada in questa lieve piega verso sinistra, ma poi ancora una volta nulla da fare nei confronti di Shumi. Adesso Regge sarà Shumi, che rischio. Qui gli abbiamo fatto un po' una gufata, ecco. Shumi, purtroppo credo che l'abbiamo un po' iellato, e in questo caso perde posizione nei confronti di Luigi Legge, ma perde anche un ampio quantitativo di tempo. Infatti vediamo che come Luigi sia riuscito a prendere oltre un secondo di vantaggio, e questo potrebbe essere un clamoroso colpo di scena, in quanto abbiamo visto come sia difficile qui riuscire a recuperare il DRS, e altrettanto difficile riuscire a eliminare il nostro rivale dall'utilizzo del DRS. Però una volta che si è riuscito a escludere dall'apertura della mobile il pilota con cui si è lotta, diciamo che un buon 70% del lavoro è stato già sbrigato. Shumi non riesce a riconsolidare quei decimi utili nell'ultimo settore, riesce a farlo proprio nelle fasi conclusive del rettilineo, sfruttando molto più probabilmente la presenza di Emis dinanzi a sé, che lo ha aiutato appunto nel poter andare ad azionare la mobile e dunque andare anche a riprendere di fatto quello che era la coda della vettura di Luigi Rilegge, che adesso si ritrova un'altra volta ad essere la preda. Ha un vantaggio sicuramente più evidente rispetto a quanto non avesse in precedenza, ma un vantaggio che è destinato a ridursi visto l'utilizzo che il DRS può sfruttare, può apportare a chi lo sta utilizzando, mentre lì davanti Drago Limitato rimane sempre in scia di G-Sport.
vedremo se avrà ancora gomma, se avrà ancora mescola per poter portare un attacco o adesso o nelle fasi finali. Vediamo, si avvicina tanto in questo caso, non so se abbia poi chiuso il DRS, ma si è affiancato in maniera netta rispetto alla RB19 di G-Sport. Il DRS era aperto, come abbiamo visto, rispetto alla sagoma dell'ala posteriore, viene penalizzato con ulteriori 3 secondi da sommare al tempo totale di gara drago limitato, ma si riesce a riprendere la prima posizione nei confronti di G-Sport. Viene aggiornata intanto anche la classifica generale, in cui figura sempre Shumi Legend in prima posizione, in seconda casella il consueto drago limitato, quota 55 punti. Una mossa decisamente del Kaiser o del Coulthard per il buon drago limitato, citando la formula non dimenticata, visto che sì, riprendersi la traiettoria ideale, ma lo ha fatto troppo allargandosi sulla sinistra dal suo punto di vista, su troppo sul cordolo esterno in impostazione di curva 1. È arrivato questo terzo avviso per Simone, che quindi oltre i 5 secondi di priorità per speeding all'ingresso della pit lane, adesso anche questo per track limits va a quota 8. Per carità, era già complicato nei confronti di Jay, adesso c'è soltanto la lotta in pista, insomma, per questi ultimi chilometri su questo capitolo, divertirsi fino alla bandiera a scacchi. Come detto in precedenza, le altre posizioni sono abbastanza congelate, è arrivato Kaiser quasi nei confronti di Tukumi, che però anche gli dovrebbe avere almeno 3 secondi di priorità, forse anche 6, no, per il momento 3, è a 5 avvisi, quindi al prossimo avviso anche per lui scatterà quota 6. Ripassa Jay nei confronti di Drago, e questo sembra il copione probabilmente fino all'ultimo giro con l'attacco verso curva 1. Curva 1 che ha rappresentato di fatto l'unico punto di sorpasso qui in questa serata. C'è stato sicuramente qualche colpo di cenno in fondo a curva 5, la torre VIP, soprattutto nella fase iniziale, ma poi poco di fatto, solamente un timido tentativo da parte di Luigi di Legge e una manciata di giri fa, che forse un paio di giri prima del lungo di Shumi Legend, che ora lo ha relegato in quarta posizione. Ad ogni modo, la maggior parte dei duelli è avvenuta, se non la totalità dei duelli è avvenuta in fondo a curva 1. Tra l'altro, tornando poi sul confronto tra Shumi Legend e Di Legge, sono ancora punto a capo, perché Shumi è tornato ad essere di fatto incollato a quello che è il retrotreno della vettura di Luigi Di Legge, e probabilmente ora sta raccogliendo energia ibrida per poi sprigionare totalmente il potenziale della sua vettura nelle fasi finali di questo Gran Premio. Probabilmente l'ultimo giro sarà quello prescelto da parte di Shumi per tentare il sorpasso nei confronti di Luigi Di Legge, e probabilmente sarà anche il ragionamento che sta applicando in questo momento Drago Limitato, che ha dalla parte sua il dovere di gestire in maniera un po' più cauta quelli che sono i suoi pneumatici, in quanto più soggetti ad un degrado maggiore rispetto alle gomme medie di G-Sport, che sì, adesso iniziano ad esercitare una certa differenza rispetto a quelle che sono le prestazioni messe a segno in questo momento da parte di Drago Limitato. L'ennesimo passaggio sul rettifilo principale, questa volta non è arrivato l'attacco da parte di Drago nei confronti di Jay, che insomma, stando lì al 63esimo giro, è molto probabile, così come Shumi, non punterà ad attaccare, ma a risparmiare Hertz in vista dell'ultimo giro per giocarsi quindi la prima posizione in pista ed il podio. È decisamente valido in pista invece tra Di Legge e Shumi, visto che su di loro non c'è la spada di Damocle di un'eventuale penalità di 3 secondi. Sfruttano davvero tutti quanti i centimetri che il gioco concede in uscita da curva 5, molto difficile sia tanto sotto sterzo e poi difficile vederne l'uscita, proprio poiché è estremamente in salita. Piloti che usano quasi tutti la visuale podio TV, non credo quest'anno abbiamo avuto qualche pilota che ha utilizzato l'abitacolo. Un grande rischio da parte di Shumi nella curva dove in precedenza era andato lungo perdendo la posizione in confronto di Legge, perché è stato davvero sui millimetri per quanto riguarda i limiti della pista, quindi lì è una curva molto severa. Nonostante si finisce anche sullo sporco, si va a perdere tempo, il gioco è impietoso e va a segnare la penalità. Qui è Portimao molto facile finire comunque a raccogliere penalità e dunque a ottenere delle sanzioni da parte della direzione gara. Sa sicuramente qualcosa Drago Limitato, ma non solo. Infatti ormai circa metà della griglia figura con delle sanzioni in termini temporali a proprio carico, intanto molto molto vicino in questo caso Drago Limitato, che è andato anche al bloccaggio. È vero che non consiste in un vero e proprio bloccaggio quella polvere, quella nube che viene innalzata dalle vetture, in quanto, se non erro, proprio in questo caso è avvenuta anche in fase di trazione, quindi certo un momento in cui non potevano andare al bloccaggio le gomme anteriori. Ad ogni modo, sicuramente questo sarà stato uno spunto per Codemasters
su cui soffermarsi e sviluppare anche il successivo capitolo di Formula 1, che, come dicevi tu, Raffa, nelle fasi iniziali di questa live ormai è già disponibile come beta e verrà rilasciato prima del previsto, nel senso prima rispetto al consueto, rispetto ai capitoli precedenti, in cui la data del rilascio si situava intorno a luglio, se non erro, giugno-luglio. Ad ogni modo, siamo entrati adesso di diritto nel penultimo giro di gara con G-Sport che taglia la linea di traguardo proprio in questo istante. Si difende perché si è avvicinato tanto in questo frangente Dragoli Vitotto, che poi forse ha alzato leggermente il piede dell'acceleratore per recuperare ulteriore energia ibrida, per mettere ancora all'interno del suo motore elettrico quei valori percentuali che potrebbero fare la differenza nel corso dell'ultimo giro, dunque sprigionare poi tutta l'energia raccolta per tentare il tutto per tutto, tentare di salire almeno in maniera morale sul gradino più alto del podio, perché poi sappiamo che nella realtà dei fatti questa penalità dei 5 secondi andrà sicuramente a regalare qualunque dovesse essere l'ordine di arrivo tra G-Sport e Dragoli Vitotto, andrebbe comunque a decretare come vincitore il pilota che oggi è in forze al team di Milton Keynes, a team austriaco che deve il nome a una famosissima bevanda energetica. Ad ogni modo, siamo ormai inoltrati nel penultimo giro di gara, ultimo settore da percorrere adesso per G-Sport e Dragoli Vitotto. C'è qualche doppiato lì davanti che potrebbe addirittura offrire il DRS a G-Sport. Il detection point non ricordo sinceramente dove fosse, ma sembra essere piuttosto lontano. Ma è lontano, G-Sport non è sotto il secondo nei confronti del doppiato lì davanti, quindi non potrà azionare il DRS, almeno per il rettilineo che congiunge appunto la parte più lunga da percorrere con il gas spalancato fino alla prima curva. Dragoli Vitotto sembra essere un po' troppo arretrato rispetto a G-Sport, che sicuramente avrà ricaricato anche lui in maniera saggia la batteria nel corso dei giri precedenti. Si toglie il doppiato per lasciare strada ai primi due piloti che si stanno contendendo in pista la vittoria. Arriverà adesso l'ultima zona di DRS prevista sul tracciato portoghese, in cui Dragoli Vitotto potrà dare fondo a tutti quelli che sono i suoi valori in campo, tutte quelle che sono le sue risorse, ma è ancora in questo caso abbastanza arretrato nei confronti di G-Sport, che allora adesso può essere ancora più rilassato, ancora più sicuro, ancora più tranquillo rispetto a quelle che saranno le sue possibilità decisamente più concrete di tagliare il traguardo in prima posizione. Arriva adesso anche l'ultimo confronto tra Luigi Di Legge e Shumi Legend, Shumi Legend che affianca l'Alfa Tauri di Luigi Di Legge, che cerca un incrocio di traiettoria, un'uscita di curva 1 al posteriore, affiancato rispetto di adesso quella che è la W14 di Shumi. Si toccano forse quasi due, Shumi costretto ad andare largo, avrà all'interno poi nel richiamo verso sinistra di curva 4 alla fine chi la spunta Luigi Di Legge, dovrà difendersi per quest'ultimo tratto di rettilineo, ma anche in questo caso sembra avere dei discreti metri di vantaggio nei confronti del pilota Mercedes, che dovrà stare alle sue spalle, mentre è ormai molti meno metri separano G-Sport dal tagliare il traguardo per la conclusione di questa terza gara delle Finals 2023-2024 svoltasi sul tracciato portoghese di Portimão. G-Sport va a sigillare un'altra vittoria nel corso di questa stagione della Formula Italian Team, arriva adesso in volata con Dragoli Vitotto separati di pochissimi millesimi. Arriveranno poi anche Luigi Di Legge e Shumi Legend, Luigi che è riuscito a resistere anche alle angherie finali portate da Shumi nel corso di questo ultimo giro, sembra decisamente molto molto più arretrato in questa circostanza la Mercedes di Shumi, che dunque nulla può per insidiare, per mettere in difficoltà quella che è l'Alfa Tauri di Luigi Di Legge, che si accontenta di un terzo posto quest'oggi e va a concludere comunque a podio una gara che l'aveva visto partire certo in una posizione meno appetitosa. Arriva in questo istante Luigi Di Legge, arriva anche in questo istante Shumi Legend, attendiamo poi il transito di Tukumic per la quinta posizione. Ricordiamo che non concluderanno a pieni giri il Gran Premio Lopeschi, Ruggio, Tartaruga e Emis, che è appena transitato se non erro sul traguardo, dunque rimangono solamente altri tre piloti a concludere il Gran Premio. Parliamo di Tukumic, Kaisermat e Patrick Speri, sono gli ultimi a dover andare a ultimare queste finals e dunque ultimare la stagione del Formula Italian Team per quanto riguarda il 2023-2024. Kaisermat con le penalità di Tukumic si prende la quinta posizione, Dragoli Vitotto è arrivato a soli 48 millesimi nei confronti di G-Sport, poi ci sono quegli 8 secondi di penalità, 5 più 3 per i track limits che aveva accumulato, quindi dovremmo recuperare con Jay o Drago probabilmente l'immagine dagli highlights per vedere sul traguardo. C'è stato un arrivo in volata con le NASCAR solo 2 millesimi, mi pare, se non ho errato, lo scorso fine settimana, quel buon Enrico Masserini che anche gli commentava la Master League della stagione 2021 ci tirerebbe fuori tutto l'archivio storico degli arrivi in volata per le NASCAR, e che poi
Enrico NASCAR, ma una grande famiglia, non ho la benché minima idea di quale categoria fosse e soprattutto quale sponsor particolare della gara fosse, visto che sono sempre particolari in America con le titolazioni dei GP. E festeggia ovviamente J-Sport, singola presenza in queste Fit Finals, ma d'altronde, come abbiamo detto in precedenza, eravamo a casa sua, nulla si poteva fare contro questo J, alla quale addirittura Adrian Newey va a dare le pacche sulle spalle. Festeggia per una delle ultime volte sicuramente su questo capitolo Jacopo Rocchita, insieme a coloro che sono saliti sul podio con lui, l'Eterno di Legge e Drago Levitato, due protagonisti che hanno fatto parte per una grande misura in questa stagione del campionato della Master League. Noi ci ritroviamo tra qualche istante per le consuete interviste post gara, Raffa? Penso di sì, chiedo a Mark in realtà. Sì, confermo, okay. Confermo i primi tre. Va bene, allora un po' di pubblicità e poi torniamo con l'intervista ai primi classificati per questo ultimo GP con le Fit Finals e F1 2023 su Formula Trentino. Poi vedremo con la Summer, penso saremo sul 24, ma insomma, poi vedremo. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, gioco! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta, questa volta in occasione per le interviste con i primi tre classificati di quest'ultimo GP con le Fit Finals 2023-2024. Contro ogni pronostico, guarda un po'. No, dai, non è vero, ragazzi, se la sono giocata davvero bene. Però il padrone di casa, comodo sul divano, credo. Matthew, probabilmente qualche centesimo su di te questa sera la mia puntata. Come gara alla fine volevo chiudere comunque la stagione, visto che era l'ultima gara prima della chiusura definitiva del gioco. Poi chiudere a Portimao volevo partecipare, anche perché comunque volevo comunque partecipare in una gara delle finals, visto che le prime due erano impossibilitato. Una gara abbastanza lineare, sono stato tranquillo in mezzo al traffico e superavo quando dovevo superare. Poi dopo diciamo che si stava mettendo benissimo la gara, perché in mente la strategia era abbastanza buona, solo che sai, non era emozionante secondo me fare la gara senza fare una cavolata, e quindi ho preso quei 5 secondi e diciamo che è stata una gara abbastanza tirata, perché poi comunque sapevo che dovevo praticamente sapevo che l'ultimo stint di gara l'avrei combattuto di nuovo contro Drago e volevo arrivarci con una scelta di gomme abbastanza buona secondo me, e quella era la gialla, perché se no con la rossa avrei fatto un filo più di fatica, soprattutto nel battagliare negli ultimi giri avendo la più usurata. Nonostante questo comunque ero confidente del buon passo. Anche l'ultimo stint, per esempio, se non sbaglio ho girato tra il 18.8 e il 19.5 e la gomma reggeva molto bene, ma in generale molto molto contento. Chiudere così la stagione credo che sia un bel cerchio a tutta una gioco, a tutta una stagione del 2023-2024 super soddisfacente. Molto bene, grazie Jay. Allora veniamo poi al secondo classificato, il buon Drago, che insomma per un momento sul dritto l'avevo visto anche battere le mani nella parte centrale di gara, forse per tenersi sveglio, cercava qualche
modo per... Era una fase, insomma, era intorno ai 4 secondi da Jay, poi mano a mano l'incrocio delle strategie ha portato a riavvicinarmi. Peccato per quei 5 secondi, ecco, all'ingresso della pit lane, se no sarebbe stato molto divertente. Allora, prima di iniziare voglio fare una cosa. Paura. Allora, perché mi sono stancato. Malvagio. Ah, no, aspetta, non è finito ancora. Oh, perfetto. Potevi Più rivenderti leggero. setup, Ok. però. Potevi rivenderti setup. No, vabbè, ho aspettato questo momento per tanto tanto tempo. Comunque, ma gara divertente. Sì, potrebbe sembrare un po' potrebbe passare il pazzo dicendo questa cosa, però in realtà è stata personalmente forse una delle gare più divertenti che ho fatto, più che altro perché sembrava più una gara vera, nel senso, non era la solita classica gara a trenino, era di passo. Di strategia, quindi a me sinceramente diverte di più perché là col classico trenino era la solita minestra di scaldato che abbiamo avuto quest'anno. Mi piacerebbe vedere il prossimo anno magari il gioco, appunto, non dico così perché, appunto, essendoci più categorie, il livello della gara in generale era tutto a rate, diciamo. C'erano naturalmente dei blocchi, però mi piacerebbe vedere anche per quanto riguarda la Master, vedere come nel passato, diciamo che sì, magari in qualifica i tempi sono vicini, però in gara vuoi perché non puoi stare attaccato alla vettura davanti, vuoi perché magari il DRS non è così potente, perché magari riesco a scaldare gomme stando dietro una macchina, però mi piacerebbe vedere appunto gare così dove il pilota in gara fa più la differenza. Oggi la differenza l'ha fatta Jacopo, come d'altronde ha fatto nelle occasioni in cui l'ha potuto fare quest'anno. Nel complesso, diciamo che sono soddisfatto anche per la mia gara perché comunque sono arrivato soltanto dietro a Jacopo, che sappiamo su questa pista essere un mostro. Peccato per non tanto per i 5 secondi, perché vabbè, detto vabbè, alla fine l'ha presa anche Jacopo, quindi diciamo che ho bilanciato tutto. Jacopo comunque ne aveva di più. Jacopo su questa pista gira magari più tranquillo, io invece ero a remare sempre a dare il limite, e infatti ho preso i 3 secondi per questo, ed è l'unico rimprovero che mi faccio, anche se vabbè, uno l'ho preso per appunto distrazione, quindi giusto, l'altro sono arrivato lungo, ho perso tempo, il terzo l'ho preso proprio per questione di millimetri quando ho passato Jacopo, però chi vince ha sempre ragione, quindi sono deluso soltanto per questo. Del resto, ma una chiusura bella diversa dalle altre gare, quindi sono contento nel complesso. Molto bene, grazie mille Simone. E poi veniamo a colui che credo abbia letto il magazine. Ha detto: ma sai che qualche sassolino me lo devo togliere dalle scarpe. Il buon Shumi Legend, che con questo terzo posto diventa il campione delle Fit Finals 2024. No, Ah, Raffa, no, quella cosa scusa. c'ho io. È uno sbaglio, ragazzi. Mi sono impicciato. Il terzo posto di legge. Hai perfettamente ragione. Perdonami, Luigi. Quarto, Shumi. Che poi dopo. Perdonate, colpa mia. Prendo tutte le colpe. Buonasera, Luigi. Scusa. No, Però. silenzio stampa. No, Silenzio stampa. Dopo questo colpa mia. errore da parte tua, silenzio stampa, ragazzi. Ho un Vai, aereo dimmi. sulle. Due Ciao, aerei Raffa. sulle spalle. Perdonami. No, ma di che, figurati. No, niente. The Last Dance, l'ultima gara ufficiale. Quindi l'ha voluta prendere già da pensionato. Quindi zero giri di allenamento. E si è visto perché 30 secondi di ritardo dal primo sono tanti per un pari categoria, però volevo provare, diciamo, l'ebbrezza della pensione. Niente, no, la gara tutto sommato è andata bene. Partito con le gomme fredde, l'avvio al primo giro è stato traumatico. Credo di aver rotto la bumper, mi scuso, ma onestamente è difficilissimo stare in pista con le gomme a 60 gradi. Dopodiché ho avuto un po' di problemi col volante, come a Singapore, scalibrato, quindi ho dovuto spegnere e riaccenderlo. Dopodiché è andato tutto a posto, ho rifatto il mio passo, però ovviamente le due frecce lì davanti erano già belle che andate via, quindi mi sono accodato inizialmente a Schumi, poi l'ho passato e ho fatto praticamente il 70% della gara davanti. All'ultimo giustamente si è rifatto sotto perché ci stavamo giocando
l'ultimo gradino del podio e con una bella lotta insomma l'ho spuntata io. E niente, no, nel complesso è una bella gara, quindi il circuito a me comunque piace, quindi è divertente, è riuscito a non prendere penalità, che era la cosa forse più importante, e podio numero 60 sul sito, che mi issa al secondo posto all time, e niente, e quindi questa all'atto pratico è l'ultima gara ufficiale. Ah, scusa, complimenti a Jacopo e Drago che andavano come dei treni, a Sciumi per la vittoria delle final. Molto bene, grazie Luigi. Scusa ancora il buon Enrico riprendendo qualche Blu-ray delle finals. Che figuraccia, ma io non mi preoccuperei perché non l'ho fatta io, e quindi ancora scusa. No, tutto perdonato, tutto perdonato. Veniamo questa volta sì al quarto posto del buon Sciumi, però in prima posizione vincitore quindi di queste Fit Finals 2024, come dicevo troppo in anticipo, ha letto il magazine, ha risposto bene alla penna sempre attenta del buon Max Basile. Sì, Portimao è sempre stata la mia pista peggiore diciamo assieme a Singapore, anche se quest'anno vabbè ci ho corso giusto per questa gara, quindi non l'avevo mai provata. È stata un po' più divertente come pista rispetto agli altri anni dove era veramente ingiocabile. Dalle prove mi sembrava anche di andare in maniera discreta. All'inizio gara diciamo che non ho fatto troppa resistenza su Simone e su Jacopo perché sapevo che ne avevano di più, però mi bastava rimanere accodato. Nel momento in cui sono salito al terzo posto e dovevo rimanere nel DRS di loro due, ho avvertito il primo problema al volante, dove non mi ha messo la marcia, e lì ho perso il DRS. Poi vabbè, da lì ho capito che non le avrei più recuperate, quindi ho cercato solo di mantenere quantomeno la posizione, cioè di restare vicino a Luigi, però il volante ancora mi dava problemi, a volte non mi metteva le marce, a volte mi andava in pausa il gioco. E so che è un problema del volante perché mi capita ogni tanto, ma in realtà non mi era mai capitato così frequentemente durante una gara, e gestirlo non è stato facile, anche perché a un certo punto ero davanti e il gioco mi è andato in pausa proprio mentre ero davanti a Luigi, infatti poi lui lì mi ha passato e per un attimo ero anche uscito dal secondo. Spero che sia un problema che rimarrà cioè legato al gioco più che al volante, perché sennò per l'anno prossimo può essere un problemino. E niente, sì, vabbè, poi l'ultimo giro ci ho provato, non ce l'ho fatta, però non mi sentivo neanche di rischiare più di tanto, diciamo, anche perché dopo che Vampir si è ritirato dovevo giusto portare al traguardo. È una buona conclusione, diciamo, di un'annata non semplice, perché ho fatto Master un campionato, secondo me, un po' sottotono per quelle che erano le mie capacità, però considerando tutto l'anno non posso diciamo essere completamente deluso, anzi direi che alla fine da quando sono su Fit le mie soddisfazioni me ne sono tolte, quindi ora rimane solo un obiettivo che è la Master ed è l'obiettivo dell'anno prossimo. Molto bene, grazie mille. Nel mentre che vi preparavate a correre poco prima, è uscita la copertina, insomma, tanto per fare salotto, tanto per chiacchierare un po' del nulla, di F1 24, totalmente esclusa la Red Bull, sicuramente per la Championship Edition sarà dedicata, insomma, Verstappen, Red Bull eccetera eccetera, Hamilton, Leclerc e Norris. Te Sciumi avresti preferito dedicata qualcuno? A Jacopo, sinceramente. Cosa? No, se tu Sciumi l'avrei dedicata a Jacopo. Palese. Tu Sciumi avresti preferito qualcosa di diverso, insomma, sulla cover, eh? Proprio un salotto, tanto per parlare quasi del nulla. Vabbè, no, la mia cover preferita rimarrà sempre l'edizione di Schumacher di F1 2020. Però, vabbè, ci sta. Al di là del fatto che attualmente Verstappen è il mio pilota preferito, se devono fare una Champions Edition è giusto che mettano Max in copertina.
Molto bene, grazie Luigi. Invece allora a questo punto anche te sei una cover preferita dei vari F1. Per favore non tirare fuori EA Sports 2000 F1 con la Ti direi Ferrari. F1-04, però lato Codemaster penso quello del 2010, perché era l'inizio di tutto, quindi insomma era carina con quel pilota che festeggiava di spalle. Però ecco, mi prendo la licenza di dire che secondo me, da quel poco che ho visto e sentito dai rumor, sarà l'ennesimo copia e incolla, quindi con qualche valore modificato, magari un po' più di drag, non lo so, forse più disturbo aerodinamico, l'erse che si brucia un po' prima, però i cambiamenti che noi della aspettavamo non ci saranno. L'Eco Engine è sempre lì presente, i bug sono sempre lì presenti perché, come il buon Lorenzo ci insegna, prendono l'edizione di prima e la riportano sul gioco dell'anno successivo, quindi con tutti gli annessi e connessi. Quindi ecco, diciamo che se ovviamente io lo prendo il gioco, non è ovviamente collezionandoli tutti, anche questo non fa eccezione, però se il gioco doveva magari farmi dubitare della non è così. Purtroppo non vedo ancora i margini, cioè non c'è stato il miglioramento, non vedo, come dire, l'impegno da parte di EA di svoltare la saga e portarla magari su dei livelli un filino più realistici, non dico proprio simulativi, ma un po' più realistici. Credo che comunque lo spartito sarà bene o male sempre lo stesso. Ecco, ovviamente cambierà che alcuni piloti si troveranno meglio, altri peggio, perché alcune peculiarità del gioco avvantaggeranno alcuni, ma insomma la solfa è sempre la stessa. Da ciò che abbiamo visto in queste sessioni, non se ne può parlare in realtà, però un F1 2019 like per alcuni fattori, perché riutilizzeremo tanto le freccette se rimane, però dai, vediamo. Jay, invece te, edizione preferita, cover preferita per qualche F1 passato? Oddio, lo sai che adesso c'è un vuoto, perché Luigi ha detto il 10, effettivamente il 10 mi piaceva tanto, però forse sai, forse quella versione Legends, mi sembra, 2013 se non sbaglio, dai, non mi ricordo, comunque non era male come cover. Per quanto riguarda il gioco, non mi aspetto, diciamo, nulla di che. Sento delle lamentele. Onestamente, ho sentito anche delle lamentele per quanto riguarda l'usura della gomma. Se hai un setup che non funziona, sarebbe un po' ridicolo una lamentela del genere. Per il resto, onestamente, non sto guardando molto la beta, non sto guardando molto niente, aspetterò, prenderò il gioco, per piano piano ci lavorerò su senza preoccuparmi di bug, queste cose qua, perché già mentalmente so già che ci saranno. La mia speranza a questo punto, anche visto che comunque EA sta facendo poco per quanto riguarda il miglioramento da parte del gioco, spero che qualche altra casa co costruttrice di videogiochi potrebbe fare quel salto di qualità. Boh, a me viene in mente 2K, però con Liberty Media magari può spingere questa cosa qua, anche se però il monopolio si sembra abbastanza forte. Per il resto vediamo. Sono curioso perché comunque quando c'è un gioco nuovo comunque i valori vengono ribaltati e cercheremo di essere pronti e sin da subito. Ovviamente da qui a settembre il gioco cambierà ancora tantissimo, quindi vediamo un po'. E niente, quindi sono più o meno sulla stessa onda di Luigi per quanto riguarda il gioco. Vediamo i prossimi giorni cosa ci sarà. Beh, io cito questo capolavoro con F1 2021, non è ufficiale, lo giuro, la Deluxe Spinal Edition, il buon Doc vestito da banana, la Renault, insomma, di stupidaggini nel corso degli anni l'abbiamo fatta, però c'è stato cuore, Let's Spin Together, Deluxe Spinal Edition, insomma, revivi la stagione del buon Long in premio nel 19, insomma, sto cazzeggiando, perdonatemi. M, qualche domanda che ti vuoi togliere, qualche dubbio che vuoi domandare ai primi tre?
Ma ormai i primi tre li conosco molto bene, Raffa, quindi per questa sera, visto che è l'ultima, li lascio esenti da ulteriori approfondimenti. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione. Io ringrazio i primi quattro classificati, non i primi tre tra l'altro, per essere venuti in questa intervista post gara con noi, quindi grazie Jay, buonanotte. Buonanotte. C'è ancora Drago, perché in effetti t'avevo... No, Drago... Sì, ah no, c'era Drago. Sì, pardon, sì, allora sì. Drago, anche te hai una cover preferita? Questa qua, che ha citato Jay. Ah, molto. Perché bene. Più che altro c'è, vabbè... vedi l'auto storica anni 80, vedi anche un po' il presente dell'epoca, quindi un po' sì, diciamo anche quella 2010 era bella, però questa qua 2013 mi piace di più. Non mi piace in realtà avere le facce dei piloti come dal 2015 in poi, quindi se devo sceglierne una, quella 2013 c'era un tamarrissimo filtro arancione per i time attack con le vetture storiche, tra l'altro. E va bene, allora grazie Drago, anche a te buonanotte. Buonanotte. Grazie e buonanotte al buon Luigi. Buonanotte, notte notte. Grazie e buonanotte al buon Shumi. Buonanotte, ci vediamo sul nuovo gioco. Ringrazio anche Matteo per la stagione in generale, ma in particolar modo anche questa sera per il commento sempre preciso e puntuale. Figurati Raffa, grazie a voi, buonanotte. A buon Marco Luconi, ma insomma ringraziamenti, ciò che abbiamo fatto a fine stagione li rinnoviamo ancora una volta. Io al solito ricordo chi ci sta seguendo, oltre a ringraziarli anche per l'aiuto sulla chat a tenere spunti sempre attivi, freschi e intriganti, anche insomma ci vediamo sui vari social e sul sito www.formulatalentin.com per vivere l'avvicinamento F94, quella che sarà la summer, ma vediamo insomma se riusciamo a trovare modo di organizzare anche qualcosa su ruote con vettura a ruote coperte, Rocket League, vediamo se riusciamo a ritirare fuori l'ultimate team su FIFA, insomma c'è ancora tante ore di divertimento da passare insieme. Grazie ancora una volta e buonanotte, ciao ciao.